dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Livio, di ovvio. Livio. Improvisational tone. Porco Livio. Angulo Livio.
Buonasera, mi sono tagliato i capelli da solo. Che hai fatto? Mamma mia. Non è successo nulla. Tu non hai visto niente. Oh, c'è avuto per un attimo i riflessi di ragno, Sì, no, per un attimo. È sceso lento. Però ho visto sceso che hai fatto un movimento. Bravo. Complimenti. Sei già arrivato. Sono di 37, quando cazzo devo arrivare? No, cazzo, non mi frega il metallo. Ma che i capelli sono venuti bene, dai. Pensavo arrivassi nel momento in cui finiva la partita. No, beh, la Roma finisce 45, scusa, come fa? Fai? Non si sa mai. Si sta preparando. L'anima degli mortacci loro è quando segnano tutti de fila. E qua non segnano mai ste teste di cazzo. A me mi serve. Ma mode stai a lamentare perché i giocatori tua stanno a giocare bene. A Claudio gli ha segnato Toloi, ha segnato. No, a Claudio non gli ha segnato. A Claudio gli ha segnato Augello allo stadium contro la Juventus. Claudio c'è, sta contro me, no? Amici, ho una magia da farvi vedere. Prenderò Francesco come. Ma ti sei fatta le lentigi? Ok. Allora, Francesco, avete fatto. Devo avvicinarmi alla telecamera. Che devo fare io? Non ho capito. Guarda la magia. Ah, sta roba. Allora. Guardate, amici, guardate la magia. Dammi il dorso della tua mano. Questo è bianco. Questo è bianco. Mm. Ma dove sta? Ma non mi è mai arrivato. È ancora giù. Bianco. Mm. Cambia, prende il colore della pelle di. E diventa marocchino. Ma è incredibile questa cosa. Una crema, pazzesco. No, è un fondotinta. Sì. Ah, è un fondotinta fake pelle. Non c'è niente, signori. Non c'è niente, signori. Ma scusa, ma se dico, ma se una persona c'ha un brufolo e quindi c'ha la pelle rossa, in quel punto gli diventa rossa? Certo. E a che serve? Grazie. Bravo, pelle. Oh, pelle, preparati per giovedì, pelle. Bravo, pelle. Grazie, pelle. Oh, senti, ma comunque gli devi aumentare sta cosa perché la sta passando troppo in sordina. Maggi sto scichette. Sì, mo appena ringrazio Dio, non lo so. E Rupatrisio ha 4 di voto. Che per caso ha fatto una stronzata? Sì, ha fatto una papera incredibile. Sì, cappella grossa. Abbiamo preso gol per quella papera. Non so, io ero già. La voleva prendere e è rotolata la palla. E invece, cioè, in che senso la volevo prendere? La voleva, gli era arrivata la palla. Lui ha preso così, gli è rimbalzato sul corpo. L'ha presa l'altro, ha segnato. Ma un tiro? Mezzo. Mezzo gli è rimbalzata davanti. No, lui ci presente tipo a conca, no? Gli è rimbalzata addosso. La palla non ha fatto un rimbalzo prima che lui stesse così. Mi pare di no, però stava a fare altro, quindi può essere pure che la dinamica non è esattamente quella. Poveri però noi. Insomma. Poveri noi. Bella. In realtà posso dire una cosa, sta notando, mai come quest'anno il campionato è ininfluente ai fini delle qualificazioni in coppa. Perché? Se ti fai due conti, quest'anno rischia che la quarta non va in Champions. Sì, allora, un conto è rischia che la quarta non va in Champions. Se, che ne so, fai conto, Lazio quarta, Roma quinta, Inter sesta, ok?
la Roma vince l'Europa League, l'Inter vince la Champions, ma in campionato sono quinta e sesta, ci vanno di diritto e tu solo cinque squadre puoi portare. Ma guarda, ma magari, ma magari proprio, ma chi se ne frega. C'è anche al contrario, eh? Cioè, se vinciamo sia Champions che Europa League, solo tre squadre vanno in Champions. Ma poi... Però la regola è molto improbabile. Cioè, tre del campionato, intendi? Tre del campionato vanno in Champions. Vabbè, e poi ti si crea pure il problema con la Conference. Perché pure là mi sa che non ce ne puoi portare tre in Europa League. Mi sa che anche la sesta del... La vince la Fiorentina. No, forse tre in Europa League sì, io. Non ne so. E se vince la Fiorentina? Sì. Non ci può portare quattro, ma tre sì. Infatti l'anno scorso sono rimaste due perché la Roma ha preso doppia Europa League. Guarda, se gli italiani vincono tre coppe, sono contento. Mandi nessuna squadra in Conference in quel caso, non credo si possa fare. Te scalano una dall'Europa League, non te scalano dalla Conference. No, ma mi sa che possono andare in Europa. Cioè, non ne so sicuro. Non ne so sicuro, ma mi sa di sì. Va bene. 63 sub e si vola a Reddit, anche perché da quello che ho capito... C'è il... lo sapevo sta cosa. Perfetto. E mai come quest'anno è tutto aleatorio fino alla fine. Vabbè, intanto è meglio arrivare più alto possibile. Vabbè, certo. Poi c'è la Juve, poi non lo sai perché c'è pure la Juve che non si sa mai che gli possono fare la Juve. Quest'anno è tutta così quest'anno. Ciao Jason. La Juve non si sa se sta là, se non sta là, se gli levano i punti, se gli ridanno. Mamma mia. Vabbè, bella roba. Non è più bianco. Va bene. Allora Maggi, oggi scopriremo se c'è la tua preferita. Esatto, ciao Melzo. O no. Ma non l'hai messa sicuro. Ci sarà la preferita di Maggi. E non so qual è la tua, è la 1, la 2, la 3, la 4. Ma che cazzo ne so, ma se pensi io lo sappia. Beh, la tua preferita dovresti saperlo. Esatto, sento. Ah, perché secondo te io collego la canzone a... No, però insomma è la tua preferita, te la vai a cercare. No, non è la mia preferita, è l'unica che riconosco. Cioè, se tu me la fai sentire dico, è la Ola Ending, ma perché in inglese? Per me è più facile. Ce ne sono comunque di ending in inglese, eh? Sì, vabbè, però è stata una delle prime che ho sentito. Poi perché cioè, il testo è molto facile, quindi ti entra subito in testa, secondo me. Vabbè. Il testo in testa, cioè. Va bene. Ho finito Helsing, sì. Da mo' che ho finito Helsing. Molto carino. Il finale è un po' particolare di Helsing, no? Okay. Se volete vedere Arianna nel Reddit, mi raccomando, subatevi o fate generosi. Ma perché... Sbaglio, c'è anche il round 3 del Fantateam. Ah, va bene Dave, non la sapevo sta storia. Quindi non puoi mettere più di 8 squadre in una competizione. Non puoi mettere più di 8 squadre in prova. Sì. Vabbè, ma tanto Maggi, cioè, secondo te vinciamo Champions League, Europa League? Più facile che Roma vinca Europa League che l'Inter e Milan Champions, amici miei. Sono abbastanza d'accordo. Con dovuto rispetto, anche perché ho visto. Ma anche perché in Europa la può vincere anche la Juve. Sì, è vero. Ma io perché ho visto una statistica, io lo dico: se Real va in finale è vinta. Cioè, che statistica? Che il Real Madrid 1980 non perde una finale che gioca. Eccoci. Yeah. Come gliel'è gumata. Cioè, fortunatamente per quelli del Real Madrid non parlano italiano e non seguono anime nante. La statistica parla chiaro. Ah, okay. Pellegrini ha preso un altro palo da punizione. Palo interno poteva entrare, ma non è entrata. Stagione, non lo so. Cerchiamo di battere i piedi. Poi magari. Sì, vabbè, qualcuno si va a Istanbul. No, ma io chiunque, per qualunque squadra tu patteggi, te lo auguro. Tifi Real Madrid e sei offeso. Vabbè, ma di che ti offendi? È una statistica. Offenditi con la matematica. I Barcellini! Va bene, dai, allora. Oggi abbiamo il versus sulle ending. Sulle ending, che è più concettuale di quello sulle opening. Perché secondo me di ending, proprio nel cuore... Uno ce ne ha di meno, quindi c'è più possibilità di andare sul... Ci sono cose che non avete visto, ragazzi, io sono sicuro. Sì. Ci sono cose incredibili, alcune sono anche degli scioglilingua. Ma che cazzo dici, Alicante, Dio buono? No, non è vero, perché loro vanno in linee temporali differenti, non la stessa Edilda. Vabbè, poi ti scrivo. Ma che è successo Del adesso? Del buco di...
Ah, di Quantumania. No, di questo no. È di sempre quello di Endgame. Ha riscosso tanto successo. Ancora Endgame. Ma comunque ho deciso. L'hanno visto di più di Quantumania. Vi annuncio che ufficialmente. Vabbè, Quantumania è uscito oggi il video, quindi. Ho deciso. Allora, ho deciso ufficialmente che mi accollo la guerra. Va bene. Mi accollo la guerra e ci sarà il TikTok su Blue Lock. Non volevo accollarmi la guerra, ma ho deciso. Anche perché dopo la live di giovedì c'è chi mi ha risposto che calcio 11 è come calcio 8. Va benissimo. Non vedo l'ora di parlare. Non vedo l'ora di parlare del calciotto a 11. Quasi però, ci siamo, Maggi, se lo vuoi fare prima. Meno 3, Maggi. Se lo vuoi fare uscire il prima possibile, però devi registrarmi prima. No, possibile. Prima facciamo un altro TikTok oggi, Arianna. Quello con calma perché c'ha bisogno del suo tempo. Bene, ragazzi, ricordatevi un TikTok particolare lungo, sarà un TikTok lungo perché io so già che dovrò giovedì è il Magic almeno Day, un video del 45 ci sarà, quindi corto rispetto agli standard. Vabbè, ricordatevi del Magic Day, perché il problema è che devo essere specifico, devo usare le parole giuste, sennò già li vedo quelli che mi dicono no, non è così, il pallone si gioca in 11 come se fosse senza fuorigioco. Giovedì aspetto. Ah, sì, io sia ben chiaro, Pelle agisce come arbitro, Pelle viene in quanto arbitro ed è quello che più di tutti conosce il regolamento del calcio, quindi è una persona super il Pipega non può? No. O se è un pavide non gli è scritto? Gli ho scritto, però il problema è che è il pomeriggio. Gli altri non possono. Ma uno glielo chiede se può. Non... Se poi io chiedo, però se mi importa. Ma sì, ma scusa, la discussione è avuta col Pipega. Prima di decidere che non può. Ma no, è che è già stato difficile metterli insieme loro tre. Cioè, noi tre. Ma tu digli, ci stai questo giorno? Ma si dice di no. Ma infatti, sì. Vabbè, gli scrivo su Instagram. Ma non mi ha risposto. L'ultima volta il loro tempo che gli ho scritto, non mi ha mai risposto. Va bene. Allora, mi raccomando, guardate che Reddit c'è un sacco di roba bellissima. La fatta Pelle ha fatto un lavorone. Quindi facciamo lanciate i vostri porcellini. Perché al contrario di altri, Pippo, a me. Ma interessato. Parte shigeteru. Okay. Bene, adesso certo. Tra l'altro ho visto il maestro avere un piccolo sussulto quando è partita la canzone, ha detto ma questo non è giapponese. C'è qualcosa. Il Matrix non sta funzionando. questa è carina, questa non è giapponese. Questa è un sacco bella. No, in realtà c'è anche il pezzo giapponese. È l'inizio però tutto giapponese, inglese, quindi è meglio così. Fammi sentire. Ok. L'altra. Vai con l'altra. Questa è l'amica tua? No. C'è l'amica tua? Boh. E qual è l'amica tua? Come cazzo si chiama? No, quella di cui lui è innamorato. Sì, vediamo. Penso ci sia perché... Come si chiama? Ainer, no? Ainer. Grazie, Eccola! Fosch! Grazie, Fosch. Non vedevo l'ora di sentire Shigeteo. Vedi, questa è la differenza. Shigeteo. Vediamo. Landing di Demon Slayer. No, ho sbagliato. Questo è l'opening. Scusate. Questo è Lamponi. Sì, questo è Lamponi. Ending. Lamponi. Dove sta? Perché? Ah, è questa però. Oh no. Troppo lunga. C'è la versione corta, porca vacca.
L'avevamo trovata. Non c'è il video. Make your choice. No, aspetta, l'avevamo no. trovata. Infatti. Guarda nella cronologia. Sì, no, non finisco più. No, io non entrare nella cronologia, è pericolosissimo. Sì, di YouTube. C'è la musica. Hanno eliminato il video, dice Forge. Hanno eliminato il video. Perché? Ma è grevissima questa cosa. Ah, no. No, no, era una battuta, ok. Non lo so, ok. Forse guarda che quando tu parli noi ti prendiamo... Sì, Jujutsu Kaisen vince per no show. Boh, vabbè, vai. Tavolino. Kanashimi toravareta kuwanai utsumuita basho ni namida o otoshite iki. Vabbè, figa. Non c'abbiamo il video, però insomma, secondo me la musica è molto figa. Maggi, questa vale come in inglese se ci sono le parole scritte in giapponese? Beh, no, se pure in quella lì che dico io c'ha le parole giapponesi a un certo punto. Ah, ok. C'ha un pezzettino piccolo in giapponese. Quella ah, secondo me la seconda è molto più un ending d'anime. La prima è una canzone. Cioè, la prima non è molto ending anime. Cioè, vedi, questa qua è un ending, perché sono tutte tristi le ending degli anni, perché sono tutti tristi che finisce la puntata. E quindi piangono insieme, tutti insieme piangono. Beh, l'altro però te la fa pigliare invece, troppo. Esatto, invece quella di Jujutsu Kaisen è quasi più una opening, perché te la fa prendere bene. Poi sì, possiamo discutere sul fatto se sia... Ma il sondaggio... Cioè, raga, se non lo vedete, refresciate. Fate arrabbiare Arianna. Dovete solo arrivare al livello del sondaggio. Sì, diciamo che la seconda è un po' nerfata, perché non avendo il video. Vabbè, ma che vuol dire? Tu devi giudicare la canzone, non il video. Se io il video è bello, che cazzo mi pare. Che cazzo di ragionamento è? Grazie qualcuno. Ma che cazzo di ragionamento è tuo? Non ho capito. Scusa, tu devi ascoltare la canzone e devi giudicare la parte musicale. Sì, anche il video. Ah, certo, che è ovvio che se uno ha anche il video figo e l'altro no, è un po' depenalizzato. Perché i singoli, quando c'è il video, fanno un botto più di visualizzazioni delle lyrics normali. Perché il video coinvolge, è normale. Sì, questa è come la storia stronzata dell'estetica del piatto quando vai a mangiare. Il piatto deve essere buono. Chissà ancora l'estetica del piatto, no? Perché l'occhio... Però ti invoglia a mangiare un piatto fatto bene. Ma è qui, cioè, se invece poi fa schifo, il tartan è anculato. Certo, fa schifo, certo. No? Però se è bello e... È buono, è meglio. Cioè, io guardo il video. Ma te ti mangi le cose di pollo crude tra poco. A me per proprio l'estetica del piatto, ma un cazzo. Appunto, vedi? Cioè, se il cantante o la cantante so dei fighi, cambia. No, io. No, aspetta, però qua si sta giudicando la composizione sonora. Cioè, noi qui stiamo giudicando la musica. No, io sto chiedendo se inconsciamente cambia. Tutto, cioè. No, sì, sicuramente un minimo sì, però se lo sai e cerchi di non cioè, se sai che devi essere, diciamo, in qualche modo ligio soltanto sulla parte canora, fai in modo di non influenzarti. Splash. No, infatti io il video non muovo un culo. Quella è Jujutsu Kaisen, però è più figa perché parla inglese. C'ha tipo il sax, io voto Jujutsu. C'ha tipo il sax. Ma mi sembra molto, molto rap invece a me. No, è più funky. È funky. Vai, Livio, cosa vuoi? Ma io un voto a Demon Slayer glielo voglio dare, perché secondo me la musica è molto figa. È stato penalizzato, quindi io un votino glielo do. Vabbè,
Io voto Jujutsu Kaisen. Mi piace. Poi in realtà mi piace anche il fatto che si evolva un po'. Cioè, non è, cioè, come inizia, non è poi come continua per tutta la parte finale. Perché a un certo punto comincia a fare. Quando arriva Goce è figo. Mi piace. Jujutsu. Jujutsu. A me piace un botto sta ending. Vabbè, cioè, ma ci sta. È proprio 82%. Da... 82. Jujutsu 82. Lì io mancavo, voleva mettere. No, vabbè, sì, no, la dovevo mettere perché è famosa, è molto... Dai, ma questo è troppo da tipo... Estate, decappottabile, vai a fare, cioè bella giornata. Dai, ma quando mai vai in decappottabile? Ma che vuol dire? Il mood? Tranquillo, guarda. Il mood che non hai mai provato. No, ci sono andati in decappottabile, ciao, non ti preoccupare. Con l'amante, te ci stai. Ed ero io. Ciao Asso, bravo raga. Iscrivi Intermerda, Asso, se no non ti riconosco, se no non lo so se sei te. Va bene, andiamo al prossimo. Oh, Zumbra! Azz. Dragon Ball Super. Super. Ending 10. Sono 10. Ma ok, allora sei tu, Asso. Ogni due puntate cambia, non e si io sa mai. Questa ending di Dragon Ball Super la candido a miglior ending della storia. 17. Parole forti. Parole fortissime. Parole, secondo me, la ending 10 Dragon Ball Super è tra le più belle della storia. Vediamo. La vedete, a 12 ending. Beh, meno male. E poi c'è una Bleach. Stagione 12. Sì, no, quello lo sapevo che hanno messa una diversa per ogni puntata. E poi c'è Bleach l'ending 17, che è molto figa. Andiamo a vedere. Oh, Salom. Vai. Quella là, a me Dragon Ball Super in generale mi fa abbastanza cagare, ma sta intro è... cioè sta ending è devastante, secondo me. A me, non, cioè sì, magari me la devo ascoltare con il volume più alto, che potrebbe aver sofferto la stessa cosa di Steins Gate l'altra volta, però non mi ha fatto impazzire. Pure questa non è che mi abbia fatto impazzire con Bleach, però è più ritmata e poi c'ha un pezzetto, secondo me interessante, che sembrano... le opening degli anime anni 80. La parte col basso. Non so riconoscere che vuol dire la parte col basso. Però dopo la prima parte, diciamo, di ritornello, poi c'è una parte in cui canta lei, mm-hmm. In cui c'è fa tipo così da un personaggio all'altro la schermata. E quello, non so, mi ha ricordato un po' le canzoni anni 80 degli anime, quelli vecchi. Vabbè, io voto Bleach. Mercuni. Io voto Dragon Ball, ovviamente. Cioè. Dai, io la metto. Voglio vedere cosa dice la chat. Voto Dragon Ball. La chat è padrona. Deciderà. Beh, sì, forse ci stanno anche tanti feels. Cioè, Goku lì con la canzone. Bellissimo. Ma abbiamo mantenuto quella regola di cui sono in disaccordo. Che non ci sono due ending della stessa cosa. Dello stesso anime? Stesso anime? No, ce chi n'è... lo sa? Ah, meno male. Te lo dico. Meno male che c'è Arianna. Meno male. Ce n'è uno e sono contro. No. Sì. Secondo me ce ne dovranno essere almeno due. Mm. Ma perché? Minimo due, se forse tre. Ho dato spazio all'estero. Io voglio fare una live così. Sono molto contrario se non ce n'è uno. Se non ce n'è uno. Un cazzo. L'ho già in mente. Scene di combattimento.
Sì, sì, ma già l'hai detto. Certo, sì, combattimento. Sono d'accordo con te stesso, questo è positivo. Ma io sono d'accordo, è una cosa figa. Secondo me My Hero Academia vince sempre, però sì. Il ha problema vinto è che... Bleach! Allora io non ricordo che sono lunghe. Sono lunghe. Vabbè, sì, devi prendere i pezzi, lunghi. I pezzi che secondo te sono migliori. No, ma pure dei pezzi migliori. Cioè, faccio... Vabbè, ovviamente, c'è United States of Mesh. Sono tipo 2 minuti e mezzo, Vabbè, fai un versus più corto. Ok. È una cosa tipo 8. Una cosa così. Vabbè, mi avete deluso, ragazzi. Questo è un intro, secondo me, tra i più belli. Ha vinto di poco, però, Bleach. Sì, sì. Siete stati bravi, ma potevate essere più bravi. Prossimo! Singaro! Qua c'è... Quella di Maggi sarà questa? Sarà questa? Non lo so. È lei o non è lei, Maggi? Non lo allora, mai perché prima secondo me, quella di... Ora lo dico, secondo me quella di Naruto è un'altra candidata tra le migliori ending in assoluto. Vediamo. Vediamo. Secondo me... Questa è la prima di Shippuden. Anzi, 3 che non giocano con le altre, secondo me. E finora non so uscire. Vediamo. Questa qua, secondo me, è bellissima. 3 anime. Cos'ho. Sentite quella. Proprio... Sedoro, ma ce ne sarà almeno una di Bleach. C'è appena stata! Com'è possibile? Ho capito, ma che cazzo! Comunque, Maggi, io riguardo a quello che mi hai appena fatto vedere, devi essere orgoglioso. No, perché? Cioè, infatti, non dico niente. Cioè, Anime Night crea le mode. Trendsetter! Ma sì, una l'ennesima cosa, ma giusto così. Tu che cosa sono fai? Tutti freebooter. Io sono sempre attivo H24. Tutti freebooter. Tutti freebooter. Ma su ragazzi. Ma guarda che è positiva come cosa. Anche perché io non credo assolutamente nell'esclusività dei Fortnite. No, ci sta, infatti. Contento che ci guardano. È impossibile che un format. Senti, fammi vedere se quella che dico io. Tutti freebooter. Ti riconosco subito. Sarà quella che dice Maggi. Mi devi dire il numero dell'ending. No, io che cazzo ne so. Ma c'è la canzone. Ma cerca su internet. Quanto ci metti 5 ma minuti. Ma così tanto questa cosa. Ma io che cazzo ne so, scusa. Non so che ending è. The Pain and the Pleasure. Si scrive Seven Deadly Sins. È brano dei Men With a Mission. Vabbè, dai, Men With a Mission, se lo trovi su. Sì, metti i primi. Appena parte il ritornello, 1 minuto e mezzo, poi va pure le va. Questa è figa. Si chiama Seven Deadly Sins. Giusto. Sì, sì. È vero. Questa?
Credo di sì. E allora vaffanculo, Maggi. Ma penso che sia peggio di Livio. Cazzo, ma che cazzo ne so io? Ma come fai a non capire se è all'inizio o alla fine dell'anime che ero ti guardi? Ero convinto fosse alla fine 100%. Ma come è possibile? The pain and the pleasure all comes together and there's no reason why. Beh, sfiga questa cazzo. Ma questa è bella, metti solo il tornello. La cosa più bella che metti il tornello, poi la levi. Ballare Maggi. No, no. Questa è un po' puttana inglese questa, capito? Vabbè, ma che c'entra che è in inglese? C'è un fan numero uno di Seven Dead. No, di questa canzone stazione mi piace un sacco. Oh! Bellissima, cazzo. Oh, io ti voglio al San Cerbero a cantare questa. Pain and the pleasure qua. Figa, cazzo. Meglio altra come sei matto te stai fuori con la Sono d'accordo pure sul sì, l'altra opening è più figa di questa. Ho bisogno un attimo di bere. The pain and the pleasure all comes together and there's no reason why. Così come vai a tempo. Comunque sia, queste due vivono della stessa cosa delle prime due. Cioè, la prima, quella di Naruto, è un ending. La seconda, poco ending. Sì. E... non mazza, quella stai al concerto di Brusco. Io non ci voglio andare al concerto di Brusco. Cioè, onestamente, faccio idea al concerto di Brusco. Quindi io... andiamo io, Maggi. No, sì, per carità. Io sono tipo super indecisa perché... no, mi sei tradute in testa. No, raga, non so cose che fanno te, Arianna, non so uno che si mette a fare qualcosa o l'accendere. Super indeciso perché quella di Shippuden è un sacco, esatto, è troppo brusco, tipo sulle mani. Tanto è bello il video, però lui che gli dà quel video è super carino. La stella come il chiorrino è più allegra quella di Seven Deadly Sins. Cioè, in realtà sono tutte e due presa bene. Vince Naruto dai, di un 51%. Voto 51%. Non è vero, non è vero, no, dai, ma fa niente, tanto è solo sul gusto, non sì, su spiegue. Sì, sì, allora, sì. Se è solo sul gusto Shippuden. Ok, vai Naruto. Naruto 4-1 Naruto vince. Bravo Naruto. Naruto. Allora, prossimo. The pain and the pleasure all comes together. There's no reason why. Abbiamo trovato il modo di attivare Maggi. Tipo il momento cantino. No, vabbè, pure il testo è carino. C'è cioè in inglese, tutto quando in inglese. Quando lo vedi che è troppo immerso nel cellulare. No, ma pure quell'altra. Pure quell'altra. Lui si attacca. Pure quell'altra l'altra volta, la caruccia. Quella di dell'amica tua. Difette, che è esatto, quella pure è carina. Quella perché è una canzone d'Avril Lavigne quasi. Sì, 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 sì. Vediamo. Eccoci qua. Allora, Darling in the Franxx ending 5 contro Gatsuno Lion ending 2. Che hai trovato Gatsuno Lion? Ma qua è bella, qua, vediamo, qua ci sono cose. Allora, sentiamo Darling in the Franxx ending 5. Bravo lì, io lo so, sono un grande. La tizia di Darling in the Franxx e Power sono uguali. Ed è uguale alla tizia di Zero Two. Le corna se tu guardi a tipo di Zero Two sono uguali. Un'altra, ok. Sì, sono tutte uguali. Questa è molto bella, secondo me, molto bella. Poi a me i violini. Scappare. Che ne pensi?
con Derulo diventa una hit internazionale. Perché la, cioè, allora io non riesco ad apprezzare la, la voce. Il video c'ha tipo 300 milioni di visualizzazioni. Ok, però io non riesco ad apprezzare le parole, già, cioè il cantato giapponese. Quindi mi concentro tanto sulla musica. A Michael mi... dice che arrivano ospiti a casa nostra, speriamo di no. E quindi li caccio via. E quindi ho pensato alle musiche. Bella. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi. Bella. Ciao ragazzi. Stasera si parla di musica. Ma che hai fatto straordinari? Rimanete con noi perché anche stasera. Anche se avete fatto straordinari, che è successo? Anche se non conoscete le ending, le faremo vedere in live, quindi esatto, potete giudicare anche e voi votando oggi. Che è successo? E se siete fortunati sentite Lio, anche da quando che sei canta. Batman, ti piacerebbe Lio fosse Batman? Da, che da cazzo mai. È uno stinco di Batman, Livio? Lo stinco di bello, Batman. È tipo i Power Rangers, c'è Livio che ah, è straordinario del bitch. Ah, il drama Bugalalla, va bene, ok. Io è andato non so niente di questa cosa. So che roba delle Iene, basta. So che roba delle Iene, basta. Allora, a me non piace nessuna delle due. Ma come? No, nessuna delle due, però la prima... Prima, la parola che mi ricordo è lagna. Cioè, sì, la prima, se devo dare una parola alla prima è lagna. E quindi alla fine voto la seconda. Però non mi piacciono né la prima né la seconda. Va bene, sozzi. Cioè non sono proprio nel mio stile, devo dire. Secondo me sono bellissime tutte e due, però voterò Gatsuno Lion. Ah no, vabbè, Kenshi Yonezu nel cuore. Anche Arianna, tu voti? Però anche la prima è molto, io, molto bella. Gatsu, ok. Però anche meglio Batman o Superman? Batman. Batman è più figo, Superman c'è superpoteri. Ah, l'unica cosa buona di Superman è che è un mio fan. Per il resto meglio Batman. Giusto. Va bene, Batlio. Qualcuno attivi il bat segnale. Sì, sì. Vediamo il pubblico che cosa sta votando. Sì, Batman più figo. Grazie, bravi, no, Lion, raga, attenzione. Non è che fa cagare Superman, è che ma Superman perché Batman è fallibile, raga. Cioè, alla Batman hai paura che succeda qualcosa di brutto, ok? Superman è troppo perfetto. No, ma poi è pure vero che Batman c'ha i cattivi figli. Ci piace Maggi, ci piace come. La cosa migliore di Superman è Lex Luthor. Insomma. Cioè Lex Luthor è figo, ma non è ai livelli dell'enigmista, non è ai livelli del pinguino, no, vabbè, non è ai livelli però, del... però le due facce, non è ai livelli di Joker. I cattivi sono. Superman. Il problema è che Superman è senza proprio senza cuore. Cioè è troppo c'è scritto quale preferite. C'è il sondaggio in alto, se non le vedete refresciate, però veloci veloci perché sta finendo. Sta finendo, andiamo alla prossima. Sì. Cioè, gli vabbè, altri vince cattivi. Gatsuno Lion 5-0, mercoledì. 5-0, primo 5-0 di giornata. Eccoci. Gatsu no Lion. 70, che... sì, 71. La traduzione 71. È Gatsu e il leone. Ombroso tenebroso. No.
video, cioè nel senso, guardo... con lo dice il tizio che canta quando blocca, parlato. Quando blocca, esatto. Dice con. Grazie Sozzi. Grazie. Grazie mille. Vai, vediamo invece Asobia, sì. Bellissimo. Sono tutte e due fighissime, secondo me. Spaccano. Sì. Mi piace anche in quest'ultima che c'è la voce da bambina. Però, Mario. Ciao Mario. Però dentro... Ciao Mario. Ciao Mario. Allora, però c'è il. Bello. Belle metal. Ma quanto è figo Gentle Cream? Perché tu è livio Gentle Cream. Ma che cazzo c'entra? Sto parlando con Mario. Fatti i cazzi tuoi. Stiamo parlando io e Mario. Stiamo parlando. Adesso stiamo parlando io, Mario e Arianna. Va bene. Tu rimani ancora fuori. Vabbè. E Arianna è la brava, che è l'unica che sostiene Livio. È vero, non ci fosse la brava. E allora, la prima è più surprise, però secondo me ha una coerenza narrativa maggiore la seconda. Cioè la seconda mi sembra una canzone comunque, c'ha la sua dose di follia, però è una canzone. La prima è anticlimatica. La prima è incredibile, sì, secondo però me. Mi non ha senso. Dei pezzi è bellissimo. È un po' strano. Bellissimo. No, è voluta, è totalmente è folle. Sì, è bellissimo. Comunque, ciao Marietto. Ciao Mario. No, io voto la prima perché è folle e senza senso. Io la seconda. Allora, tu no, io Asobia, Asobia. E poi devo dire che il nome del manga è divertente. Asobia Sobase. Asobia Sobase. Sì, vabbè, allora ci sta che Chainsaw Man. Sì, Dani, sì. Ti stona anche a primo ascolto, così. Però sì, è fatta apposta. Comunque, sì. Io voto Con. Che tra l'altro è una cosa figa. Cioè, non lo so, mi piace un botto come personaggio. Te immagini quale ti ha colpito? No, la prima non ha senso. Quindi... La seconda ha una coerenza. La prima è bellissima, non ha senso. Quindi esatto, cioè, ti pare che Maggi vota la coerenza, scusami. Non è mica quello dei buchi. No, è bella perché non te l'aspetti a un certo punto e poi parte la musichetta da bimbetta dopo la fine. Fa lo strappo improvviso, carino. No, è figa, veramente figa. Bravo, Ulchiorino. Bravo, ragazzo, Ulchiorino. Dove sei stato, Ulchiorino, che non ci sei stato, Ulchiorino? Dove è stato? Non lo so dove è stato il carino. Sì, comunque, raga, partono i sondaggi. Poi... Scusami un attimo, sì. Partono i sondaggi. Se non li vedete voi, refresciate. Voi sappiate che a fine di ogni due canzoni c'è il sondaggio. Quindi se non lo vedete, refresh. Ogni se no insultate lo svizzero che vi fa bene. Poi, guarda, comunque... non mi sembra il caso in questo periodo di insultare lo svizzero, a meno che noi voi non vogliate finire con le stecche di cioccolato grazie nel culo. Svizzero, quindi... No, comunque, cioè, tutti e due i video poi sono fuori di testa. Quelle di Chainsaw Man ancora di più, secondo me. Ed è figo anche, come dicevano in chat, che rispecchia molto la serie. Esatto. Cioè la follia un po' di Denji, questa gabbia alla fine di matti. Figo. Posso dire, l'ending è molto più matta di Chainsaw Man, perché mo adesso così matto Chainsaw Man non mi sembra. Beh, Denji sì, dai, matto. Ma insomma. Cioè, non so. A una certa gli prende il pazzo e vuole squartare tutti. Questa è un ending da, che ne so, da Devilman, non da Chainsaw Man, secondo me. Allora, Chainsaw Man vince l'83%. Vabbè, se continui il manga, però, cioè, nel senso, questa non è l'ending della puntata 40, la puntata 3. Puntata 3 non mi sembra che rispecchi. A me mi è sembrata rispecchiasse. Chi 4-1. 4-1. Okay. 4-1. Prossimo! Capito, Maggi, perché minacci lo svizzero? Perché lo vado a cercare a casa. Vedrai che vuol dire, vedrai. Tanto abita vicino a casa mia lo svizzero. Posso. Vedi, manco mi ricordavo, adesso lo so preciso. Vediamo, prossimo! Zoom! Gintama ending 17 e Death Note ending 2. Tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, tan. Voglio sentire qual è quella di Death Note, perché allora partiamo con Gintama ending 17, Samurai Heart. No, è figa. Non è molto ending, però è figa. Molto figa. Grazie Carlo. Ciao Carlo. Io e te. Bello. Vediamo Death Note ending 2. Don't wanna ask you much, bitch. I can't sell a soul to Maddie.
cazzo cos'è? Cattivissimi. Qua ti piace il metal. Bravo, è il problema, sono i le voci dei giapponesi sono il problema. Questa la fai un pizzico. Tutta in inglese l'ha cantata. Giapponesi shaming. Questa la fai cantare, che ne so, come si Linkin Park. Bellissimo. Ma no, non è vero, ma non sono d'accordo. Bellissimo. Ma non sono d'accordo. La cantare giapponese? No. Ma che brava, bella. A prescindere. Allora, io proprio a livello emotivo, a livello emotivo sono molto più legato alla prima idea. Musica bella, voce merda. Bravo Milo, siamo in troppo. No, che cazzo ti sembrano gli Aerosmith? Non bestemmiate. Penso, guarda che c'era secondo me poco di Aerosmith. Questa è una bestemmia, ragazzi. Poi è molto più sul metal, cioè. Poi ripeto, molto so gusti, perché se ti piace il metal. Vabbè, ma comunque sia, questa qua è Rambling 15 anni prima. A tutti piace Rambling, quindi a tutti piacerà pure questa, immagino. E, ripeto, io sono più affezionato all'altra di Death Note, perché è quella che mi ricordo partire quando finiva la puntata. Cioè, questa alla fine è soltanto 12 episodi finali dopo L, quindi episodi di merda. Mentre invece l'altra è dei primi 25. Però devo dire che è figa. Devo dire che è figa. Pure quella di Gintama non è male. Però no, preferisco queste Death Note. Ci può stare. Sì, l'altra di Death Note si chiama tipo Alumina. Non mi ricordo. Il nome è Alu qualcosa, Alumina. Maggi? No, Death Note. Questa è una Linkin Park, questa. Arianna Death Note. Bravo, Arianna. Allora io il voto a Gintama, dai. A me la batteria, la cassa, mi piace. Secondo me la voce, nonostante bene, in chat avete detto che non ci sta bene, secondo me ci sta molto bene. Si dice Gintama. E io lo chiamo Gintama. E si dice Naruto. Io dico Naruto. Budokai. Ocelot non è d'accordo. Lio contro il sistema. Lio contro il sistema. Se voi lo chiamate Dragon Boru. No, lo chiamate Dragon Ball, non rompete il cazzo. E purtroppo ha ragione Livio. Sì, dice Goku. Purtroppo ha ragione Livio, ogni persona reputa inaccettabile qualsiasi pronuncia sbagliata che non sia quella che dice lui. Sì, infatti. Comunque, allora, poi il fatto è che quella di Death Note la conoscevo molto bene. Quella di Gintama l'ho scoperto ultimamente, quindi non essendoci affezionato mi piace comunque un botto. Poi quindi... Perché poi pure lei lo dice male, Leviosa. È Leviosa. Leviosa. Cazzo, del latino, incompetente, inetta. Leviosa. Vabbè, la magia si diceva così. No, se lo devi dire in latino lo dici bene. Wingardium Leviosa, quello è il latino. Leviosa. Come cazzo parli un inglesino di Beh, merda, sicuramente d'accordo. Più vicino a Leviosa. No, sì, però c'è manco Leviosa. Un saluto a Emma Watson.
cuore. Vediamo, vediamo Overlord. Questo è molto Linkin Park. Titolo, chiedi la linea, mister. Molto carino Overlord. Sono tutte e due molto belle, però secondo me la prima è più bella. Ma comunque, cioè, posso dire queste canzoni qui, infatti questa è quella famosa, quella che dice la tizia che canta. No, non era lei. Non era quella. Perché assomigliano tutte molto a roba americana, cioè quella che cantava prima sembrava... Queste sono tutte e due molto occidentali. Sembrava LP, che cioè la conosce, no, ma LP. Questa, raga, che canzone è? Ciao Musk. LP, come si chiama? Laura qualcosa si chiama, quella americana. Jigglypuff. No, non è Lorenzo Pellegrini, no, Jelix. Porca miseria. Che città Lorenzo Pellegrini? Ma quale LP. Canzone? LP è il nome della cantautrice. Quella americana. Castle of Glass. No, non è Laura Pausini. Sì, 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 sì. È Castle of Glass. Sì, ho capito. Sì, 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 sì. Sì, sì, è uguale. No, no, è Laura Pergolizzi, quella là, sì, è Laura, quella che sembra Bob Dylan, che si veste come Bob Dylan praticamente. Ah, Born in Da. Oh, regà. Livio Pergolizzi. Ok, ok. No, sì, non mi ricordo, io i nomi faccio fatica. No, perché a me sembra che, cioè, a me sembra quella che dicevi tu. Vabbè, io voto quella americana di prima. Allora, non è americana. Allora, a me piace un sacco un po' tutte opening ending di Overlord, secondo me lì allo musicale Overlord è bellissimo. Però secondo me quella di Villan Saga è un'altra cosa. Paghetà, sì, pure Luca Paghetà, esatto. No, sì, LP è Luca Paghetà. Guarda che hai ricicciato Forio. Trequartista adesso, far trequartista. Sì, sono due opening molto occidentali, ovviamente ci sembrano anche più belle perché sono più nelle nostre corde, sono comunque bellissime. Scusami un attimo, Burn It Down, tanto è solo l'inizio, Leandro, cioè, Paredes, sono le prime veramente 10 note. Bravi, bravi. Che so, secondo me sono uguali a... Magari il Livio Porco, non questo, Porco, no? Livio Voce. Il Livio Porco pure è figo. No. È Castle of Glass, fidati. No, non è questo, non è questo. Castle of Glass, perché ho capito, ce l'ho in testa. Tanto sta live non è monetizzata, dai, andiamo. È questa, in questa parte mezz'ora dopo. No, no, è prima. No, ma non è questa, wash the poison from off my skin. No, non è questa. Vabbè. Dai, comunque sì, ricorda molto di Merconi. No, Villan Saga. Rihanna, Villan Saga, tu pure Villan Saga. E aspettiamo la chat. Aspettiamo la chatte. Chatte! Numb, ah, no. Bastava aspettare di più su Burn It Down. Falla partire. Fai sentire Burn It Down. Non fate arrabbiare Merconi. Or Merconi c'ha da fa stasera. Aspetta. Oh, lo vedi, sì, è questa qua, è questa qua. Sì, 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 è così. Tanto ormai, bravo, sono d'accordo. No, ma sì, infatti, tanto stanno 800 canzoni non monetizzabili, non è che, cioè, queste... Ah, sappiate che o ve le gustate live, oppure non ve le gustate queste live, perché su YouTube non possono essere ricaricate. Stessa cosa per quella di Sayuri,
o le altre, insomma, sulle opening. Yes. Allora, come stiamo messi qua? Apriamo, è finito. Ultimi secondi per votare. 2-1. Napoli campione. Villa 77. Villa Anzaga 77. No, vittoria schiacciante di Villa Anzaga. Questo è incredibile. Oh, non vi fanno cambiare la partita. Mi dispiace. Che vuol dire? Volevano giocare in contemporanea con la partita da Lazio per i festeggiamenti. Non gliel'hanno fatto. Niente, giocano prima, anche per problemi di ordine pubblico, perché se no gli si sballano tutti i recuperi delle altre partite. Vabbè, festeggiate con un giorno di ritardo, che sarà mai, Madonna santa. No, allora le sto cercando di mettere come in evidenza su Twitch, così rimangono su Twitch, anche se poi su Twitch saranno per metà silenziate, però almeno su Twitch qualcosa rimane. Prossimo, boom! Abbiamo Erased contro My Hero Academia Ending 5. Ecco, io quelle di My Hero Academia non riesco a differenziarle. Bellissimo, se non l'avete visto, guardate Erased. Sono sì, solo sì, pochissime, sono 12 episodi. Allora, Erased, questa l'abbiamo già sentita in una live di Smada, come penso il 99%. Il 90%, sì, è difficile che qualcuno ripetita sia anche cantautore. Però questa Maggi la sa. Sì, sì, le non le sa e questa invece la sa. C'è il dubbio notare nell'altro. Perché Livio diceva che ha cantato questo, la suonata. Tra l'altro, vabbè, sti cazzi, tra l'altro questa qua, se cercate il testo tradotto, anche un testo davvero molto molto bello. Che è ovviamente scritto apposta. Bravo Ceccio, ditemi fido di Livio, no. Questa è molto bella, ma anche questa qua mi sta un po' nel cuore, sinceramente. My Hero Academia Ending. Palla, ben tornato. Ciao Palla. Tu sei sicuro. Grazie, palla. Grazie spazio metrico di spazio canale. Sei un solo spazio metrico. Solo sei uno. Solo ciao uno. Palla. No, ti prego, in questa maniera. Parecchio. Questa, tra l'altro, era la nostra vecchia sigla, esatto, del canale. Ma poi non mi piace nessuno, bravo Sukuna. Sostituita perché ci volano mi apprenda. Sukuna è il disgraziato addirittura. Ma Sukuna è il disgraziato. Un po' too much. Bello, però mi piace un sacco. Ah, secondo me queste invece sono due ottime. Mi diverto a leggere i numeri. Cioè, vabbè, senti, quella di prima è una canzone che tu potresti cantare in Europa se la cantassi a Villa Vigna. Quindi quella. Quindi, anche se non l'ha scritta lei? No. Immagino la Villa Vigna a cantare. Cioè, ma quindi per te è quanto può essere portato in Europa? Quanto rappresenta il mio gusto fortemente occidentale. Sì. Cambieremo questa cosa. No, è possibile. Sì, the sì. Pain and the pleasure all comes together. There's no reason why. Non cambierà mai. Lo cambieremo. Benissimo. Cambieremo i gusti di Maggio, ragazzi. Ce la faremo. Io voglio Maggio al San Cerbero che canta. Proprio così. Oh. Pain and the pleasure. The pain and the pleasure comes together and there's no reason why. All comes together and that's bellissimo. Bello su quel pezzo. Bellissimo. Solo quella frase. Bellissimo. C'è il pubblico invisibile, lui fa tutto questo. Esatto. È figo. Esatto. No, Nico, non è possibile. Sì, è molto laziale, sì. Come molto laziale? Chi cazzo sa sente sta canzone? Solo io. E poi per caso, perché io non le ascolto le musichette del cazzo. Però questa mi è capitata per caso e mi è piaciuta subito. Quindi magari potresti ascoltare anche le altre. Le sto ascoltando, tranne quella lì di Fate. Quella è carina, mi è piaciuta un sacco. Sì, cioè, quale canzone, perché io penso quale discarico? Grazie, troppo parlato, no, troppo giapponese. Porco Livio. La seconda opening di quella lì che mi avete fatto una Fate, parola in giapponese. Quella di Fate praticamente non parla in giapponese, dice pochissime parole. No, non hai capito, quella no, di parla in giapponese. River di Villa Saga, io non credo dica una parola in giapponese. E l'abbiamo sentita l'altra volta. Grounder di Black Clover. Poi me la sento, Gio. No, Gio, ma già l'abbiamo già fatta sentire. Brave Shine, questa è quella di Fate. Bravo, Shine, sì, questa mi piace. Questa, piace. Cioè, perché io dico, quante di queste mi metterei nella mia playlist? Quella e questa qua, come si chiama? Brave Shine. Per adesso solo due. Ah, solo queste due, le altre no, tutte le altre no. Troppo giapponese. C'è anche tipo Cowboy Bebop. Vabbè, non parla in giapponese Cowboy Bebop. Non parla proprio. No, scusa, quindi però... La metteresti? Sì, vabbè, oddio, è particolare. Però sì, quella ci potrebbe stare. È incredibile. Cioè, Bobby Bob sì, è carino. Però non è il mio stile. Cioè, mi piace perché è particolare.
Non parla, no, parla proprio, esatto. No, parla, no, no, parla. Parla, no, non è vero, non è vero. 3, 2, 1, let's jam. Esatto. Du, 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 du. No, io sono molto indeciso su questo. Ecco, Shigeteu, penso che vorrei eliminarla dalla faccia della terra. Shigeteu, quello è il passo successivo. Non so se mi fa più schifo Shigeteu o l'acuto dopo. Guarda, io non pensavo che vincerista 68%. Non pensavo che la fosse. Io voto Maira Academia. A me piace Maira Academia in due punti, cioè anche Raised mi piace, però sono tutte e due molto belle. Non lo so, perché mi piacciono un sacco tutte e due. Pure a me. Va bene, gioco. Allora, per quanto... Okay. Ecco, questo è meglio di Shigeteu. Esatto. E per quanto mi piace quella di Raised tantissimissimissimo, quella di Maira Academia va bene, F. Un po' più vibe. Cioè, sono proprio due mood completamente quindi differenti. Maira Academia. Però, dai, voto Maira Academia. Livio. Io sono molto indeciso. Perché sono bellissime tutte e due. Beh, no, una è la tua cantante, la tua seconda cantante preferita, l'altra sui Fills. Beh no, l'altra è un gruppo che mi piace in realtà, cioè, cioè sono forti, tra l'altro sono tre donne, suonano anche la batteria, basso, chitarra. E su quelle del film di Kill Bill, hai visto il film Kill Bill? Sì. Non sono quelle però. Hai visto il film Kill Bill? Sono no, ho letto il manga. Voto Erased, dai. Perché ti piace la scalzetta, eh? sì, la scalzetta, è per quello. Ti piace la scalzetta. Allora, prossimo. Arianna è più figa della scalzetta. Sì, beh, sì, dai. Prossimo. Summa.
auguri. Vai Livio, metti l'altro. Full Metal Alchemist Brotherhood Ending 1. Chiudete tutto. Ano hi mita sora akare illa no sora wo ne kimi wa oboete imasu ka yakusoku chigiri shoka no kaze ga tsutsumu futari yorisota. Molto bello il video. Ecco qua il video, secondo me, cazzo, se influisce. Il video è carino, però a me piace bello. Anche di Roundabout. Però ce n'è un'altra di Fumetta che mi piace di più, però non so quale come numerarle. Comunque sia, per me proprio non c'è partita, cioè Giorgio tutta la vita. Sì, poi è occidentale, ho detto. Ma no, è occidentale, cioè, bellissimo. Cioè, secondo me ce ne sono... cioè, questa rientra nella mia top 5. Cioè, ecco, se l'avessi messa contro quella di Villain Saga avrei avuto difficoltà. Però qua, forse avrei votato quella di Villain Saga. Però no, così vince. Guarda, Mercuni, che ti devi imparare tutte le canzoncine a memoria. Di che? Di tutto. Questa mia è nuova, sentiamo perché. Che cosa stai? Io vorrei ogni tanto entrare nel tuo cervello. In questo caso è tu che non... Lui non dovrebbe dirle queste vabbè, cose. Vabbè, cazzo, però cioè, lui non capisce. Però sì, se devo non capisce. È che ha capito pure lui. Vabbè, lascia, ha capito pure Arianna. Non è vero. Mi devo imparare a memoria tutte queste musichette. Poi tutto ti verrà chiaro a tempo debito. Giovane. Ah, no, beh, scusa, perché io impara da te, non ho capito. Io non posso. No, in maratona. Io non posso. Livio, fallo te. Beh, tu sicuro. Ma no, è che semplicemente Livio. Tu sei molto più cosa? Propenso di me a fare. Che c'è? Liquido. Eh? Sigaretta. Ah, liquido. Questo? Sì. No, Fede, però... Cioè, no, no, sì, ma ci proverò, però diciamo che io sarò nullo. Cioè, io praticamente ho due zavorre... Che zavorre? Perché... Zavorre... lui conosce le canzoncine. E tu? Buffo. No, comunque siamo... Perché possiamo avere degli aiutanti, giro. Quindi Arianna Uncettina può partecipare? E pure sì, Sergio prendiamo. Ah, no, Sergio. Tutte quelle che non conosciamo noi. Allora no, vabbè, glielo dobbiamo dire, però non è che sì, Sergio. Sì, vabbè, comunque sia, poi. E poi spiegati, non ho ancora capito. No, vabbè, perché in teoria Maggi parla di cose di cui non si dovrebbe ancora parlare. In teoria. Ho capito. Sì, sì, sì. Ma io non capisco perché do per scontato che è una cosa che dovrebbe fare anche lui, capito? No, cioè, però no, scusami. Se lo devi fare lui, no, però scusa. Sì, sì, perché però, cioè, nel senso, quando te stai a giocare triplete e sei l'Inter, c'è punti su René Crin. Dici René Crin fa parte della rosa, pure lui vince il triplete, però non c'è punti su René Crin, cioè, grande René Crin. Hai fatto il triplete René Crin. Sì, però Maggi, tu sarai quello che arriverà probabilmente più riposato. Boh. Di solito sei quello che dorme di più. Sì. L'altra volta le ore sono state uguali, tra me e te. Beh, sì, dai, l'ultima volta sì. Ma che votate? Che vi piace? Zuzu. Giorgio Arianna. Giorgio. Sono tutte e due molto belle. Giorgio un po' bara perché prende la canzone degli prende una canzone degli Yes, però sì, voto anch'io Giorgio, cioè.
è un po' barare, però Full Metal Alchemist comunque è molto bella. Se te lo fanno fare non è barare. No, no, certo, dico per un versus di questo non tipo. Non è barare. Sì, sì. Bastardi. Mm. Infatti, secondo me, potevi pure mettere la, terza stagione parte 2, invece un sacco. No, quella... sì, però questa andava messa. Cioè, se fai l'ending, questa no, però dico, se tu consideri barare, prendere la canzone, appunto come Walk Like an Egyptian, stagione 3 parte 2 credo che sia originale. Oddio, poi va a capire, invece magari no. Però... hanno pagato, sì, per arrivare a questo hanno pagato. Allora, prossimo, penultimo, esatto, di questa serata... Zoom, eccoli. Oh, di contro addirittura, perché non avevano un avversario, giusto? Vabbè, giusto. Che li metti in non avrebbero avuto un avversario valido e quindi devono affrontarsi tra di loro, in quanto negano no diff qualsiasi altra prima, ending sulla faccia della terra. E tu mettile prima contro qualsiasi altra ending. Raga, in chat, contro quella di Giorgio Verde. Falla venire. Raga, in chat, chi ha vinto falla prima venire tra Giorgio. Tipo al 53-56%. Falle venire. Non temo nessuno con queste due ending. E te dico, secondo me, vabbè, no, non dico quella che preferisco okay, io. Ok, grazie Matt. Allora, grazie, Matt. Vai, l'ending 2 di Hunter x Hunter. Fin dell'episodio. これ までのゴンの戦い、その実力を認めたヒソカ。二人の戦いはいよいよ間近に迫っていた。Questa è molto molto figa. Questa è molto molto figa. Mi piace anche, sì, come si introduce alla, cioè la fine della puntata si concludeva con l'inizio della canzone. È fighissimo. Guarda che parla in inglese, figa, non ti accorgi. Hunting for your dreams. C'è tanto giapponese, c'è anche sì, giapponese, okay, giapponese. E poi c'è la 5. La 5. Bellissima questa. Molto molto bella. Tutte e due. Sono tutte e due molto belle. No, la prima perché mi piace la chitarra elettrica. Ti piace? Ah, questo è un nuovo metro di paragone, se c'è la chitarra elettrica o no. No, è l'unica cosa che mi è rimasta impressa. Come fa?
e fa alla fine così quel, da quell'acutino. Quello mi piace un sacco l'acutino. Come fa, scusa? Hai così. Cambiato da un secondo all'altro proprio. Fatta identica. Io voto la tua. Allora, secondo me questa è troppo una giapponesata, non fa per me. Questa qua è legata ai momenti più emozionanti di Hunter x Hunter e quindi cioè se stai, insomma, se ti piace Hunter x Hunter ci sei legato emotivamente. Però secondo me, regà, quell'altra è troppo figa. Cioè, quell'altra è troppo figa. Veramente, cioè, di casa, secondo me l'altra è la miglior ending che c'è. Secondo me la 2 di Hunter x Hunter è la miglior ending che c'è. Sì, sì, io pure voterò la seconda. Hai visto, la cazzo rompi i coglioni. È importante perché. Il motivo. La chitarra elettrica. Arianna, voto la seconda per la chitarra elettrica. No, a me piace la ending 5. Arianna, ma è una giapponesata. No, a me piace la giapponesata. È un momento intimo. Oh. Quando si abbraccicano tutti insieme. Che carino. Ah, tra l'altro, vi do una notizia incredibile. Sotto i commenti su YouTube mi è stato detto che non sono abbastanza fanboy Hunter x Hunter. Ma questa è una cosa assurda. Allora, io sono un tizio che si è appena proprio approcciato ad Hunter x Hunter in maniera superficiale e non sono un grande fan. Loro due non sono proprio esseri umani. Ok. Cioè, va bene. Io sono un superficialone che non si è ancora approcciato a Hunter x Hunter, ma quindi, cioè, a me interessa invece avere un vero esperto di Hunter x Hunter, quindi io, se i miei compagni me lo consentono, invito direttamente l'esperto King Meruem. Ma per parlare di che? Attenzione, King Meruem è un tizio dei commenti su YouTube. È una persona, ma che cazzo? Evidentemente ne sa molto più di noi. Ma di per fa che? Verrà qui a insegnarci la vera via di Hunter. Ma chi sono culo? No, per carità. Io sono sempre pronto a imparare da Hunter. Ma che? Voglio approfondire. Ma mo me devo prendere pure la lezione da Hunter. King Meruem, scelgo te. Se parliamo dalla nave. Sì, esatto, Meruem. Ufficialmente invitato. Il nome lo lascia presagire bene. Cavolo. Cioè. Meruem. Cioè. Si chiama Crollo. Mamma mia. Viene Meruem in persona. Beh, almeno lui potrebbe dirti. Esatto. Non viene, so come Meruem, dire, certo. Io ne conosco più di te. Cioè. E parla degli alti e bassi nella sua relazione con Comuni. Vince la 2. Maria, guarda, apri la busta. Vuoi rivedere? La 2 al 48. Ah, mi attacca le radiazioni. Chi voglio vedere. La 2. No, che lei poi ha avuto la 5. Ho rivisto la cosa. A 5 io. A 5. La 2 ha votato. Lui ha votato la 2. La 2. Okay. Contento? Non mi tornavano i conti. Meno male. Ma è 57%, immagino. Non intendevo te. No, io intendevo la chat. 57, non 48. No, 48. Come ha fatto a vincere il 48%? Allora, ultimo, oh, ultimo versus the last one. Oggi. Ma io proporrei, se mi permetto, un piccolo sconticino per il Reddit. A posto che 80, 60. Dai, 60. Sconticino. Vabbè. Sconticino, vabbè. Perché siete Arianna bravi. Arianna la misericordiosa. Che siete bravi. Passa con una carrozza e lancia pedali al Volgo. Fire Force. Vabbè. Allora. Bella quella di Fire Force. Oh, Zoom. Fate 0 and 1 e Kuzunon Kai. Quasi Dimitri non dona 100 sub perché gli abbiamo messo Fate molto male. Posso dire? Lo sospendiamo. Esatto. Non c'è Cowboy Bebop, io sono tristissimo. Non c'è Cowboy. Però volevo Codias contro Evangelion. Allora, ci avevamo pensato. Vabbè, magari lo facciamo for fun. Bonus. Ci avevamo pensato, solo che siccome Code Geass avevamo già messo anche nelle opening, cioè volevamo metterne qualcuna di storica. Però e poi io qualcosa voglio, di nuovo. Voglio la sfida Code Geass contro Evangelion. Prossimo. Ma perché non le facciamo in italiano? No, infatti le faremo in italiano. Basta, non potete. Con i pugni atomici. Allora. Dimitri, lancia i porcellini, va? Mazinga, robot. Ma che cazzo c'è?
life, vita da liceali, bah, due che bah, si amano, vai. Lui, perfetto. Lei è popolare, lui... Preparati a un sacco di cuoricini. Bello, vai. Vediamo se capisci, Maggi. Prego. Ti dico solo, vediamo se capisci. Vai. Rimani anche un secondo. Pippo, ci saresti giovedì per fare? Cioè, spiegalo tu. Lui già mi ha risposto. Ah, ok. E c'è o no? Ha detto che se riesce arriva perché c'ha un impegno la mattina. Appena chiude, viene a insulta a Maggio. Aspetto. Ah, ci sta pure. Sì, Luli. No. Sta pure amico tuo, ci sta. Non sali da solo. Sì. Oh, viene pure lui. Che cos'è? Grazie. Megogommeri qualcuno. Grazie. 20 scigliette o a Maggi. È partita. Secondo me la dovresti mettere proprio qui. No, shit. Sium. No, shit. Adesso parte reddita, da queste due cose, comunque queste. Beh, ragazzi, stiamo un passo. Chiudete quello che ha fatto qualcuno. Qualcuno faccia qualcosa. Reddita. Reddita, esatto. Ending della prima parte della stagione 4 di Attack on Titans. Chiedono. Comunque Lulina ha chiesto se può venire anche lei in maratona. Assolutamente. Ah, sì. In maratona chiunque si può autoinvitare. Lulina, Pippo. Bella Pietro. Sì, è Pippo. Che Pippo si deve dare aiuto. Potremmo fare... Ma che sì, adesso... tutto il weekend si deve dare aiuto. Mi sa che gioca il fine settimana, Juve, controllo. E se gioca e quindi contro... Quindi è se inagibile. Se gioca contro... Grazie Andrea. Se gioca contro la Roma, guarda un messaggio. No. Esiste un mio omonimo in questa chat, sì, Andrea. Viecce, quando te pare non possono esistere due Andrea in questa chat? Accetta la mia sfida e il perdente dovrà cambiare nome. Sono così signore che le faccio scegliere a lei su cosa vuole. Greve, bella questa cosa. Scacchi pugilato. Esatto. Scacchi pugilato. Attenzione. Maggi, ma se un giocatore si mette davanti al portiere, disturba la partita e così distrugge ogni logica, giusto? Che cazzo vuol dire sta frase? Non c'ha senso. Cioè, si mette al portiere, disturba la partita e distrugge ogni logica. No, lo fa in fase d'attacco. Cioè, se non c'è il... Anzi, perché poi, ma tranquillo che c'è una carta trappola. Quando te pare, ho studiato una carta trappola. Che io sono un passo avanti a te, ragazzi. Sta passando i notti in bianco, Maggi. No, sta studiando il fuorigioco del 1859. Quando te pare. Ma poi non è tanto una questione, è di come si giocherebbe. Come fossero le partite di calcio senza fuorigioco. Non è non te chiaro. Ci sta. Ah. Vedi che testa entra in testa, sì, per testa inizia a piacere. Calcio bugia. Fate una sfida con questo Andrea su qualcosa. Facciamo una gara di debating. Con le regole ufficiali del debating. Chiamiamo un arbitro ufficiale di debating. Bello.
Ma quindi Maggi, quale ti piace di più? Quale ti piace nessuna di più? Delle due. No, le ho talmente una. Tanto rimosse dalla testa che voterò la prima perché non me la ricordo, quindi voto Fate. Ma che vuol dire questa cosa? Perché questa l'ho appena sentita, allora, devo due dire palle. Che come vale per le canzoni normali, vale anche un po' per le sigle, perché ad esempio sotto c'era la traduzione in inglese, quindi l'ho letta e c'è scappiamo insieme dal sistema solare e percorriamo per sempre due linee parallele. Bello. Vabbè, è una storia d'amore. Due linee parallele. Si incontrano non mai. Si incontrano mai. Una storia d'amore. È perché Kuzu non Kai lì è particolare, cioè ci sta una cosa di questo tipo. Ora m'ero letto la trama qualche tempo fa, non l'ho visto. Però sì, è una cosa molto... Vabbè, cringe. Tigri, metà cioè, delle canzoni americane dal sistema, lo so no, infatti ti dico, cioè, il capire il testo rovina il 90% delle canzoni e, per quello Dimitri hai ragione e, detto questo il tuo miglior amico Dimitri detto questo però no, la seconda mi piace di più detto questo la seconda mi piace di più quindi Kuzu okay. Maria Annuccettina, votate la seconda idea. Guarda carino. Che ci sta provando anche lei. Meno 4 a Reddit. Meno 4. Meno 4. Ciao, Euphoros. Nessuno ha mai visto Euphoros e Maria Annuccettina nella stessa stanza. Ma il sondaggio? Euphoros ha diretto una top 5. Sì. Il sondaggio come è andato? Non ho visto. No, ah, è finito già. Dai, ma stai davanti lì a cosa? Sì, ma non a fare quello che pensi. No, esatto. Raga, come è andato il sondaggio? Non ho visto. Io ha comunque vinto voto Kuzu. Ovviamente Kuzu. Ho vinto Kuzu. Ok, Kuzu. Ho vinto Kuzu. Livio, è influente il tuo voto. Vabbè, voto Kuzu. Perfetto. 4 a 1 Kuzu. Esatto. Dai, raga, meno 4 a Reddit. Perso. Se a Dari non viene in mente ce l'ho io per lei. Vai no. Edo. Vai, vai. Allora nel frattempo la mi fai un made la sfida God Gias Evangelion con le ending. Allora. Ma le botte sono passate di moda? No, vabbè, è un periodo di transizione. No, vabbè, abbiamo, ci sarà l'Europa League. Abbiamo fatto là, 200 versus di botte consecutive. Esatto, perché quando parte l'Europa League poi non si ferma. Ma poi scusa, abbiamo fatto pure la Royal Rumble. Sì. Poi tra un po' parte l'Europa League, dai, sono tranquillo. Quando riparte l'Europa League, Aizen, sarà una lunga camminata. Aizen? Sosuke. Contro? Sosuke. Contro Evangelion. Io dico, l'ending di Evangelion non mi piace. Guarda, cioè, tu cerchi Evangelion ending e apparesi tu. No, perché roba mi sono visto io. Allora. Okay. Ma è Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Cioè, nel senso, mi piace questo commento. Bella questa, me la voglio dimenticare. Sì, questo è carino, è stato carino. Muovo quanto ma mi trova strano. Grazie, Pelle. Grazie, Pelle. Meno 3 a Reddit. Oh, Pelle studia, Pelle. Però tieni pronto per giocare di Pelle studia. Vai, sentiamo Evangelion. Posso dire, mamma mia. Cioè, veramente, però devo veramente dire che rispecchia la serie. Ti ha martellato i coglioni la puntata di Evangelion. E questo è il colpo di grazia proprio. E tu stai ma lì, non stato è comatoso. Ma no, non è questo. È che tu sei abituato a sentire quella cantata da Sinatra. Mamma mia. Cioè, e ringraziamo il cielo che c'è l'opening di Evangelion, che è l'unica cosa bella che ha fatto quest'opera. Cioè, l'opening è figa, cazzo. Questo ma che è? Oh. Questa ma perché non è si sente? Perché tu sei abituato a sentirla da Sinatra e c'è una tutta un'altra. Non sono abituato a niente, ma c'è. Loro qualsiasi cosa a sentirlo da Sinatra. Mazza. Una volta tu hai mai sentito Fly Me to the Moon di Sinatra? Con Frank e lui me la canta. Arianna, tu l'hai sentita Fly Me to the Moon di Sinatra? Ma dai, sì. Che cazzo. Cioè, nel senso, ma loro potrebbero prendere pure l'inno della Champions e renderlo una palla. Cioè, se tu metti l'inno della Champions come ending di Evangelion, sicuro farà ma cagare. No, è semplicemente sono riarrangiato in un modo un po' strano. Nel modo peggiore possibile. Grazie, tardigrado. Grande tardigrado. Grazie. 60 raggiunti. Reddit, allegria. No, la canzone in sé per sé non si discute. È arrangiata sì, così, effettivamente. La canzone non in sé per sé, cioè, è una cosa. Ma tu puoi, cioè, ma ce la fai cioè, a arrivare fino alla fine così? Cioè che parte questa dura un minuto, calcola. Un minuto?
È arrangiata un po' male. Incredibile. Sì. Vabbè, ma perché questa è una canzone tipo da bar. Da piano bar. Sì, da piano bar che la senti in sottofondo. Non è una canzone che ti metti là ad ascoltare, secondo me. Ma non può essere l'ending di un anime questa. Ah, devo dire che quella di Code Geass è carina. Secondo me anche quella di Code Geass non è fighissima, però... Vabbè, però c'è ritmo, cioè tutto. Sì, ci sta. Cioè. Sì, Davide, se la metti quelli, perché questa è così. È e poi quella di Coddios mi rimane impressa perché quando il finale con l'origami di cosa, quindi è molto bello. Allora, niente sondaggio, ma prima, veloce, prima del Reddit, un attimo quella di Fire Force Landing. E mettiamo quella di Fire Force. Mannaggia, Ed l'ha fregato, contento. Ma Nash, vuoi ending 1 o ending 2? Oh, Nash, Nash, Char VIP, The Sub, fai le richieste, beh, blasta la mattina alla sera. Prego, oh, ma che vuole, Nash? Ciao Alice. Ho sentito un nome, potrebbe essere una donna. Veramente, esatto. Da uno, bravo, okay. Brava ragazza. Tutti bravi. Dai, vediamo l'ending di Fire Force. Una grande richiesta da... Nash. No, in realtà piace anche a me, quindi ho accettato questa richiesta perché rientrava nei miei gusti. Io questa qua l'ho pure ascoltata per metterla quella là perché e non l'ho messa perché fa veramente cioè, non è vero, è bella, cioè, è su un medio basso livello secondo me, cioè in confronto a quella che abbiamo visto è proprio no, è vero, a me piace, sì. Vabbè, ok, a te piace, no? La opening 1 di Fire Force è fighissima. No, l'opening sì. Le opening di Fire Force sono belle. Questa non mi piace, non lo so. Non granché, ma più che altro cioè, non è stata messa Cowboy Bebop, secondo me. Mercuni in merda. Oh, comunque, Dimitri, stai ancora rosicando per coso, per saga nudo? Sì, dai, ma tu per non favore, lo sai, frigna di continuo, è entrato su Discord a lamentarsi, a dire che non capite niente, perché non è possibile che vi siate addirittura permessi di usare quei bigliettini perché non vanno bene e non capite niente e bla bla bla, o no, Dimitri? Ma saga nudo della Champions, ma è successo più di un mese fa. Ma è secondo te l'indipendenza della Catalogna parte da ancora prima, sono ferite che si lacerano, non si rimarginano mai, cioè tipo Palestina contro Israele. Però dopo quello sfogo ha capito di aver esagerato, quindi però cioè, tu mi hai detto che hai capito di aver esagerato, però se ti lamenti e dici non metti i bigliettini e io te li metto lo stesso, no, ha capito che ha esagerato, non vuol dire che non esagererà più. Esattamente. Vabbè, ma tanto tranquillo Dimitri, il prossimo che verrà bannato è Nash, non sei, vai tranquillo. Nash è in testa per ora. Nash è ha in superato testa. Anche Captain.
Ma il capitano sta scrive poco. No, dai, il capitano è Carucci. Tra l'altro ci sono due capitani su Telegram e mi mandano le waifu. Sì, che tra l'altro per un periodo ho pensato fosse la stessa persona. No, c'è una faida. No, infatti all'inizio pensavo fosse un grande piano. Ok, poi invece ho capito che non erano la stessa persona. Ma io posso rispondere a uno, io tra quanti verrò bennati? Cioè, nel senso, capisci, non è un avversario degno. Ah, comunque capitano mi ha chiesto mi ha detto che noi non capiremo una cosa di My Hero Academia. Certo. Sì, quindi lui ce la dovrà spiegare. Ha già detto che visto che non la capiamo, poi viene lui a fine e ce la spiega. E ha detto che il 386 potenzialmente è il capitolo più bello mai esistito sulla faccia della Terra. C'è una faida tra true capitano e fake capitano. Ah, comunque anche Saverio è Caruccetto che manda le waifu. Se volete mandarmi le waifu su Telegram, sapete, a me piacciono un po'. Ho detto dell'anno. Dell'anno è una grande. Ma quando cazzo mai su Discord ho detto che Livio ha rosicato. Mamma mia, alla semifinale, ti prego, che quei bigliettini sono faziosi o un dato di fatto? Se io devo lamentare. Ma i bigliettini vengono pescati in maniera casuale. No, lui dice i bigliettini, cioè quello che è scritto nei bigliettini è fatto apposta per andare contro a Sensei. Certo, è fatto apposta. Ma certo, perché tutti ce l'hanno con Dimitri. Abbiamo rotto il cazzo con sti perché l'armatura resiste a tutto, è anche incosciente, l'armatura continua a pensare e leviamogli sta armatura, vediamo che succede. Quindi, va bene, Dimitri. Ha ragione Dimitri comunque. No, vabbè, cioè, sono io avevo detto poi di levare i bigliettini, sceglie media, ecco, sceglie vedi, Livio, allora al posto che dare Livio del coglione che non capisce niente, guarda, ti stava pure dando ragione. Io ero d'accordo sul levare quei bigliettini. Ma lui insulta Livio perché ha fatto quello che ha fatto. Poi che ma se lo meritava, Saga. Comunque sia. Se lo meritava, Saga. Ho visto già una cosa che non mi piace. Ci stiamo cacando sotto. Vai giù. Quanto stai? Vai giù. Questo l'abbiamo già visto. Sei sicuro? Esatto, tra l'altro giusto, Giovi. Talmente faziosi i bigliettini che i cavalieri sono andati tutti ai quarti di finale. Ok. Ma loro diranno che è perché erano troppo più forti. Non potevano proprio essere battuti. Ragazzi, è successo un casino, ora che si fa con i bigliettini. Che poi tra l'altro la semifinale è stata cavaliere contro cavaliere, mi pare. Sì. Guerra tra quindi capitani. No, ma che la finale c'era Caro. In semifinale c'era sì. Oggi a pranzo ho mangiato l'insalata. Bravi tutti. Secondo poi, consiglio di leggere i primi capitoli di Fire Punch. Infine top 5 protagonisti anime che potrebbero fare l'insegnante. Potrebbero fare l'insegnante, bello, perché però non lo fanno. Ok, qualcuno, grazie. Bravo anche a te, bravo soprattutto a te. Allora, vediamo il Reddit. Dimitri su Discord per spiegare perché lì più fazioso. Quando vuoi. Quando prossimo vuoi. In Discord. Allora. Esatto. Oddio, che bello. Esatto, cosa ho visto? Guarda che bello. Belli. Cioè qua sembra dei Komugi e Meruem. Questa è inquietante. Questa cosa mi dà. Questo è uno guarda che è uno sguardo da innamorato. Sì. Lovely Maggi. Guarda mo che te faccio. Esatto, te l'ho appena messa nel culo, ma non te ne sei accorto. La mia foto sostituita. No, questo è lo sguardo d'amore. Sì. No, questo è lo sguardo appena finiamo la live a letto, vedi che te combino. Bravo, Maggi, apprezzo molto. Ma tra l'altro, Edo, ma me l'hai fatta la top? Io ti ho lasciato fare la mia top 5. Quando ce l'hai, scrivila. No, il chiorra vita di no. Il maestro e la sua sfregia Livi riflettono sul tuo futuro. Ma ora l'immagine è carina. Perché c'ho il pagliaccio di McDonald's? McDonald's. Ma sai che a me quel portierino del cazzo mi sta pure relativamente simpatico. A me è Axel, è il finto. È Axel che ti sta. Sì, è il finto Mark Landers. Bella però. C'era la spadona con SS Lazio. Carina questa. Non so se mi piace un sacco. Molto carina questa foto. Bella, bravo. Molto, molto carina questa foto. Bravo. Cos'è? Maestro in maratona. Ah, perché scrivo le top? Vabbè, ci sta. Perché ci stanno tantissime sub e quindi sì, Dimitri, top da scrivere. Bello, ricordiamo, piace, che sì. Mi piace. Oh, Pelle, il nuovo video di Pelle. Oh, attenzione. No, però voglio leggere che c'ha scritto. Le musiche sono senza copia. Vediamo ora chi è che copia. Attenzione. Vediamo. Le di guerra di Pelle iniziarono nel tentativo di fermare la guerra
il mod Mark Bonzo iniziò a trattare con Pelle. Ma che è Mark Bonzo? Che ignorante. Ma lo fai male, no, ma sembra una parola, una pagliacciata. Hai fermato il mood. Era voluta. Era voluta perché era, stavo era, rifacendo come l'intro del Signore degli Anelli, che parla così nell'intro. Mark Bonzo. In realtà anche in Code Geass c'è sta la voce narrante che fa l'intro così. Sì, sì, sì. C'è via. Semplicemente c'è un raffreddore. Zero. くれたのですね。目標を認めたか。相手はゼロだ。侵入を拒否した場合は即座に射殺せよ。イエスマイロード。ようこそゼロ。強制特区日本へ。ユーフェミアリブリトニオ。降りて、お話ししたいことがあります。私と？はい。あなたと二人きりで。こちらには問題はないようです。では、こちらへ。ユーフェミア様。 やはりこの男と二人きりになるのは危険です。せめて自分だけでも。大丈夫です。私を信じてください。あ。なあ、俺たち、いつまでここにいりゃいいんだよ。ゼロがここで待てって言ったのに信じられないの？だってよ。全てはブリタニアの真意を確かめてからだ。副司令。あ、はい。その真意が分かっているからこそ、 全軍を四方に伏せてあるのでは。断定は危険です。デートハルトやラクシャートまで待機させた。ゼロは恐らくユーフェミア。ディミトリ、ブラボアッソ。エイリアフテル。マキノンファイル。マジェルズインペリ。アタックマッシュファイル。ソーフィルメンオーケイ。ロッケミナー。 用心深いのね。カメラならオフにしてあるのに。ずっと隠れてきたからな。どこかの帝国のせいで。セラミックと竹を使用したニードルガン。これは検知器では見つからない。ルレシュ。 撃たないでしょ。そう。俺は撃たない。撃つのは君だよ、ユーフィー。え？この式典は世界中に中継されている。そこでブリタニアの公女である君がゼロを撃つ。どうなるとも思う。暴動になるんじゃないかしら。ああ。騙し討ちされたとなれば、ゼロは殉教者となり、君の信望は地に落ちる。 何ふざけてるんですか？私と一緒に日本を。上から一方的に押し付けるのなら、クロビスと同じだな。もう全ての条件はクリアされた。ゼロは生死をさまよい、奇跡の復活を遂げ称えられる。人は理屈ではなく、奇跡に弱いものなんだよ。さあ受け取りたまえ。メシアは一人でなければならない。君が偽物だと分かれば民衆は。やめろ。 これ以上俺を哀れむな。この腰は受けない。俺は自分の力で手に入れてみせる。そのためには汚れてもらうぞ。ユーフェミアリブリタニア。その名を返上しました。いずれ本国から発表があるとは思いますが、皇位継承権を返上しました。なぜ？まさかゼロを受け入れたから。私のわがままを聞いてもらうのですから、 それなりの対価は必要でしょ。随分と簡単に捨てられるんだな、君は。俺のためだとでも言うのか。<笑>相変わらず自信家ね。ナナリーのためよ。<笑>あの子言ったの。お兄様と一緒にいられれば他に何もいらないって。バカだよ、君は。大バカだ。そりゃゲームでも勉強でもルルーシュに勝ったことは一度もありませんけど。 しかし、無茶なやり方なのに結局全てを手に入れてしまう。考えてみれば、君はいつも副総督や工場殿下である前にただのユフィーだったな。ただのユフィーなら一緒にやってくれる。君は俺にとって最悪の敵だったよ。君の勝ちだ。
この行政特区を生かす形で策を練ろう。ああ、部下になるわけじゃないからな。ええ、でも私って信用ないのね。ん？脅されたからって私がルルーシュを撃つと思ったの？ああ、違うんだよ。俺が本気で命令したら誰だって逆らえないんだ。俺を撃て、スザクを解任しろ。どんな命令でもね。もう変な冗談ばっかり。本当だよ。例えば日本人を殺せって言ったら君の意思とは関係ない。私は救世主じゃ、メシアなんかじゃないんだ。希望、あなただっけ。やめろ、俺に押し付けるな。罪は償えと背負い込めというのか。俺がゼロ、貴様ユーフェビア様に何をした。アンドレアス・ダールト、コーネリアの側近中の側近だった。何？会場で何が起こったの？今確かめてるよ。ただいま会場とうまくいってます。なぜ切り替わらない？これどこかからハッキングされてますよ。止めろ、世界中に流れているんだぞ。そろそろ放送が中断される。ネットにデータをアップしよう。だってさ、はい、しかも C2 が総司令と合流したそうです。よし、これで問題はなくなった。どうやってこの状況を作ったのかは分かりませんが、計画以上の策略ですよ、ゼロ。驚いたぞ、ここまでするとは。俺じゃない。何？俺はギアスをかけていない。いや、かけたつもりはなかった。そうか、やはりさっきの。分かっていて俺は契約した。これがヤバい力だということくらい。なのに！あやせ、やりよったか。なんだこれは。お待ちください、コネリア様。ついてこられるものだけ来ればよい。ユビー、見つかりましたか？どこにいるのか。わからないのよ、ダルトン将軍とも連絡かからないし。ユフィが虐殺命令なんて出すはずがない。何としても探し出す、ユフィを。おい、会場の外にブリタニア軍が出てきたぞ。ああ、こうなったらユーフェミアを最大限利用するしかない。それがせめてもの。ヘルムに通告する。この機体を明け渡せ。この機体はマヤ軍の黒の騎士団総員に告げる。ユーフェミアは敵となった。行政特区日本は我々をおびき出す卑劣な罠だったのだ。資材戦闘総攻撃部隊は式典会場に突入せよ。
ブリタニア軍を壊滅し日本人を救い出すのだ。急げ。絶対絶対にユーフィンを見つけ出して殺せ。Subito la ending, bravo Perle, carina la storia. Allora, la parte più bella di questo non c'è il video, ma non c'è nessuno dei video. Dura più di Avatar 1 e 2. Vabbè, bel lavoro, però. Bravo, bello, 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 bello. A parte che quasi capisci veramente la grandezza di God Geass, che fitta benissimo. Ho dovuto cambiare due o tre parole, funziona tranquillamente per un'altra storia. Bravo. Incredibile. Bravo Pelle. Bravo, lavoro, bravo, Pelle. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravo Pelle. Bellissimo. Dovete essere un po' dentro la trama di Anime con la dichiarazione di guerra. Però figo, figo, figo. Con la dichiarazione ma di guerra. Ma perché era scandire le parole, ma è il naso, ma chi è Baschirotto? Lukaku contro Baschirotto. Per mettere le cose in chiaro, Lukaku contro Baschirotto. Wake up to reality. Non mi mettete il tiro in testa. Tavoletta vince sempre. Maledetto. L'avevi visto Dead Daddy? Sì, però non mi ricordo. Maledetto Lukaku, manco Livio si cagava quel gol. Era il migliore amico di Eddie, forse. Cioè Livio non se li cagava i gol di Lukaku, esatto. Da solo. Tu hai visto il gol di Lukaku di testa tra davanti alla porta? No, lo puoi vedere lì. Ne vale la pena, di giù. Cerca, vai su YouTube. Dopo lo vedrò. Allora, per Livio. VIP, no denuncia per plagio. Chi è? Che cazzo è? Pelle. Ah, beh, Pelle. Certo. Pelle. Ah, ma tu ancora non hai il VIP, Pelle? Te lo metto. Ci manca Pelle. Bastava perché questo, gli hai rubato le idee a Pelle. Sì, che idea? Quella di Budokai Tenkaichi, mi sono erro. Ah, perché lui l'ha scritto su Telegram mesi fa. Sì. Non allora, mi fai non paura. Non mi fate paura. Non mi fate paura. Madonna, incazzati, è sempre lui. Sempre Pelle. È figo Pelle. Niger. Dorego. Doko. Ade! Un'aura potentissima. Che scusate, sono ignorante. Adesso mi sono lasciato il peggior anno secondo me. Bellissimo, Marone di Mondizza e di Cristo non è carriera. Bellissimo, contro I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, you think that of me? No, I am the one who knocks. Shushala! Bravo. Ma qui c'è proprio una fight. Greve. Dai, no, no, ma io spero, io la voglio questa cosa. Cioè, lo possiamo fare un Judgment Day su Eminence in the Shadow, Claudio contro Lupix? Sì, perché no? Cioè, lo volete fare? Lo volete fare?
Ma l'avete visto tutti entrambe? Ma cos'è? Anime, manga, cos'è? Anime, anime. Lo facciamo? Hanno visto in due? Ci hai provato, Pippo, ci hai provato. Ah, Pippo è un namecciano? È carino quel namecciano, Pippo. Ti merita, me fa cagare, bello, bello. Però mi piace perché è un anime che crea contrasto, questo. Attenzione, anche Andre sta facendo un video contro quelle per continuare la saga. Uno dei miei isekai preferiti. Bello, vero, vedi, vedi. Ma quanto pelle dura? Dice che merita. Quanto dura? Non lo so, ma è uscito da poco, credo. Bellissimo. Anvedi Cucurella. Che si è cagato il gol. Fai vedere. Faglielo vedere. Faglielo vedere. Ma dai, ma manco il link. Mamma mia, lì io ti peso il culo, dai. Vabbè, prendi, ragazzi. فمي ادري كوكوري لو يجي ادري عندي كوكوري وانت كوكوري كاول خبره في الملعب كوكوري ماذا يفعل في هذه اللقطه كوكوري ماذا الادوار التي طلبت منك كلاعب ظهير يضغط في منطقه عليا ليس له اي دور فيها نهائيا وكشف خط الدفاع الظهير يعني شالوبا ايضا تدخله كان خاطئ في السرعه الموجوده حتى لا يوجد فيه خبره ولا تعامل ولا حتى ايقاف الهجمه لكن كوكوري ماذا يفعل هذا المدافع في منطقه عاليه جدا لان يقطع الكره يضغط على لاعب ليس في وضع جيد كشف الفريق وكشف المنطقه ووضع الفريق grande qua andato dopo per Prati. Dire che però la Cucurella va per Prati, però quell'altro poteva gestire invece deve lanciarsi a cannone. A fare l'intervento assassino. Non però. So se abbiate mai parlato e se lo sapete già, ma in questa scena Piccolo comunica con Trunks e Gohan che si trova nella stanza ospite del tempo. Ah, sì, ma ne abbiamo già ma parlato. Il tempo dovrebbe essere diverso e non potrebbe farlo. Sì, fonte... sì, non c'ha senso. Non c'ha va senso. Bene, Clo, ma sì, ma perché la vuole fare lui? È la stessa cosa di Seven Deadly Sins quando succede tutta quella roba. Sfogliatori. Sfogliatori. Molto carino. Questo è giallo, non vedo. Fanta Team c'è scritto. A Fanta Team. G casuale. PG casuale ci può stare. Solo PG meme del canale. Ok. Jump Force, vabbè, quello è un problema. Cioè, non esiste Jump Force per computer ormai. Xenoverse 2 non so che gioco sia. Durante la settimana si possono guadagnare punti da aggiungere a quelli per scegliere i personaggi. No, perché poi... l'ospite sarebbe svantaggiato quando loro stanno nella dimensione nell'inferno, Dimitri, e il tempo scorre in maniera diversa che fuori, eppure succedono le cose in contemporanea senza senso. 15 minuti per timer a schermo. Ogni membro di Anime Night prepara prima un argomento su una cosa che nel canale non avrebbe mai spazio, tra film, serie, musica, anime, eccetera. Esempio, a Livio piace un certo album musicale, ci deve convincere quei 15 minuti. A Melea, una serie TV vecchia, stessa cosa. Nel caso, il minutaggio vedrete voi. Beh, ci stiamo tanto, cioè, diciamo che Livio racconta, me racconta, ma ci racconta un po' quell'idea. Secondo me ci sta a dedicargli una live perché in 15, cioè, dipende quanto vuoi andare a fondo della cosa, però in 15 minuti, cioè, sì, descrivi che cos'è, ma poi la gente sa di andare a vedere. Top giocata per il mio, con questa giocata perderai la partita, lo sai, Livio. PS grande Livio. Sì, bellissima Zazus, Zazus, su Zazus, nuovo memino. Zazus, io sono un top fan di Zazus. Ah, innanzitutto partiamo dalle basi. Non è Goku, ma si dice Goku. Ma guarda che Zazus è bravissimo. Su TikTok fa un sacco di roba. Riassunto della live con Oseo. Io ti apprezzo sempre, Zazus. Sì. Vabbè, classica live di Anime Night. Cos'è la realtà? Tu come sindaco chi hai votato, Livio? Bravo, e Lele è quello che ti dà dietro. Quindi potrebbe essere lo spaccino che ha capito che sei il lupo. L'hai votato come sindaco? L'hai votato come sindaco? Come cazzo parli? Parlavo di Lele, non capisci un cazzo. Parlavo di Lele, non capisci un cazzo. Steppi è un cazzo enorme. Qua non c'hai capito un cazzo. Cioè, avevi capito me, ma gli altri avevi toppato proprio.
Beh, ho capito, Lele ti stava andando io. Ma infatti quando poi l'ha detto Calvegente, bravo, abbiamo fatto top, detto, vabbè, giocata. Vabbè, non l'è, sì, so bravo io. Va regalato la partita a Gianluca. No, però io dicevo sulla parte del... È come era, quando Carius Lele, sbaglia. Lele che ha detto, oh, sì, questa è tosta. E io ho detto, fa le vocine. E tu stavi facendo così. Ma io volevo attrarre molto l'attenzione anche su di me, perché poi avevo capito... Che, cioè, dato che tu comunque stavi attaccando due persone che sapevo che erano buone, io cercavo anche un po' di coprirle, di farti un po' incasinare. Ma sì, però stasera è risolto col fatto che lui si è rivelato vegeto. Cioè, però lui è rimasto scoperto. Cioè, lui comunque. Sì, però se non fossi tornato in vita te, ma fossi tornato in vita Giorgio, secondo me vincevamo. Poi, maledetto Ivan pensava che io fossi buono. Però ero cattivo. No, mi ha fatto bene. Cazzo enorme, stai via, cazzo enorme. Palese da come. Palese da cosa? Non avevo detto niente. Di questa regola. Perché a un certo punto mi sono cagato sotto. Data quella dinamica. Guarda la dinamica specifica. Vabbè. Perché a un certo punto. No, vabbè, prendi tutti. No, non c'è qua, non la trovi. No, è questa, perché eravamo rimasti soltanto in tre. Io pensavo una cosa a un certo punto, cioè. Perché ciao, non so perché a un certo punto Ivan ha cominciato ad indicare me. Ma se io uccido Ivan, che è lo spaccino, che però indica me per farmi sbagliare, posso morire da solo. No, morirebbe la persona dopo di te. Ah, ok. No, certo, perché certo. Per un attimo c'ho avuto sto dubbio. Questo nuovo ammazza, cioè mi fa uccidere da solo, ho pensato. Non avevo detto niente. Non ci c'è più. Oddio, sì, quanti si trascende l'umanità. La follia. Non sei vincente. Quindi devi morire. E quindi cosa vuol dire? Prima eravamo due buoni al ballottaggio. E quindi devi morire. Allora, vi siete mai chiesti che cosa significa essere un pro player a livello, ma che dico nazionale, internazionale? Te lo spiega oggi il nostro ospite, Meliador. Ciao, buonasera. Dopo il Covid? Team Livio, ma anche Team Mari, a volte Team Maggi, sicuramente Melia Fanboy. Mi ricordo proprio perché... Quando io ancora io volevo bene. Che stavo studiando, facendo le cose mie. E voi sulla sua proprio. Ciao Qualco, grazie. Pensate. Bravo Arianna. È tipo ottobre. Pensate, vabbè. Nel frattempo in città. Perché mi rende la cacca. Sta cacca. Bello. Mi rende la cacca è stato qui. Carino questo, molto molto bello. Mi piace un sacco. Hai fatto tu su qualcun altro, cioè. Sì, sei tu che l'hai fatto su te stesso. Fa molto ridere ta cacca. Il re della cacca è stato qui. Sei molto bravo. Ora dimmi, il fuorigioco esiste? Grande Pippo, non ci ha capito un cazzo il fuorigioco, Pippo. Molto bravo, ma ora dimmi. Sì, questa è la cosa per me. Sta fatta. Quanto è brava Arianna? C'è il capitano che avrà postato una strozzata. Vediamo. Aspetta. Arianna è brava a fare le foto. Brava Arianna. Ma giù. Ne fate un botto a Maggio quella sera. Belle. Allora, meme al cazzo. Livio doveva aver creato il canale. Il meme più di successo del canale stesso, insieme a decine di diversi format, il più bullizzato della chat. Porco lì, nel senso, era inevitabile andasse a finire così. Ma alla fine aveva ragione Maggio, il Pipega sul fuorigioco. Ma chi è che si sta baciando? È lei, che non capite niente. Lei sta guardando lui e pensa, insomma, che avrebbe voluto, che lo vuole sposare, così. E lui pensa, quello che pensa lui è del giorno prima. Ma non è finita, fuori gioco. Sono arrivati altri. C'è pure il bimbo anime, se lo chiede. Sì. Anche Lucifero. Fino a che non vi decidete. Dimitri, incazzato nero. Livio che crea i bigliettini contro i Cavalieri dello Zodiaco. Questo è bellissimo. Grande Dimitri. È tipo De Migra, però. Già, Livio, non mi sono ancora dimenticato. Oh, ma quando mi fate sapere per il Riolo di Moro? Il ruolo.
Di modo del Reddit. Del, il ruolo. Ma di Tato, Tato sei stanco? il ruolo di mod del Reddit. I mod della chat che ci ridono. Tu che stai ancora seriamente aspettando, Livio, Maggi e Melia che ci ridono. Se vuoi il ruolo. Ma scusa, ma capitano, ma mi sembra ovvio che non diventerei mai mod del Reddit. Infatti Livio era stato contrario. Sì, Dimitri, infatti. Tu pensi che ci sia ancora uno spiraglio? Ma questo no, spiraglio non c'è. Tu sia scherzoso. Invece no, Livio è veramente cattivo. Non molla, capitano, non molla. Arte povera. Cattivo, esatto, arte non povera, non molla. Ecco che mo saltano per aria tutti, tranne la Cettina, eh. Chissà come mai. Vabbè, cioè, qualcuno ci ha delle preferenze un po' palesi oggi. Di notte comincio a scrivere a cazzo, ma vabbè, tranquillo. Ma tranquillo, capitano, è un coso, si vede che si fa. Come si chiama? Un gremlin. Capitano, un gremlin. Ci può stare? Bravo, Arianna. Va bene, allora ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio. Domani pomeriggio tocca a Maira Accademia. No, tocca a Mandaloriano. Eh sì. Tocca al Mandaloriano domani. Domani abbiamo The Mandalorian. È il Mandalorian Day. Vuoi la top? Dai, facciamo la top. Dai, dai, veloce, perché poi abbiamo due signori questa sera che devono farmi i video. Soprattutto Francesco, che non so più niente di Francesco. Più niente! È finito tutto! Che palle, lo so, Maggi. Però anche questo si è lavoro. Ti ha posto una top. Con la fatica nel cuore. Oggi. Top 5 personaggi preferiti di Naruto. Notte, Michael. Non male. Di Ari l'hai presa? No, non l'ho presa. Poi la scrive Ari, la top di Ari. Top 5 aneddoti Games Week. Io ho top 5 protagonisti anime che potrebbero fare l'insegnante. Ma che vuol dire top 5 aneddoti Games Week? Esatto. Che vuol dire aneddoti? Qualcosa? Cioè, mi dici tu un aneddoto di Games Week? Ma toppa la tua, mica la sua. No, per dire, ad esempio, il fatto che siamo quasi morti di fame. Mamma mia, che abbiamo mangiato alle 2:30. Vabbè. Che il chioschetto calabrese era chiuso. Che abbiamo non... dimenticato Stefano nel bagno di un pub. Che caverna. E chi non sono mai arrivati alla macchina. Esatto. Più belli della storia del calcio. Esagerato. All'Ulic 71. Ah vabbè, comunque raga, non è possibile. Non riusciamo a avviare un momento di serenità che duri per più di un'ora. Il tattico! Questo è aspettando il tattico. Questo è quando che partita? Boh, non lo so. Ah, è quella di oggi, vediamo. Settimana, perché un altro aneddoto è che avete conosciuto lo svizzero. Il bluff del campionato, l'ho detto dall'inizio della stagione e continuo a ripeterlo. Stanno lì totalmente a caso. Guarda, c'è Llorente che sta piangendo, Dybala che ha subito un intervento killer da quel pezzo di merda di Palomino. Dai, vabbè, non c'è sta partita maledetta a Bergamo, che peraltro abbiamo giocato anche sotto ritmo proprio per evitare di sforzarsi. Stiamo finendo in 9, ragazzi. E io penso veramente stiamo alla follia più totale, raga. Anche perché poi la partita l'avevamo riaperta con Rui Patricio, ha fatto una cappellata senza senso. E vabbè, abbiamo finito il 9. Questa partita a me mi sembra di sognare. Abbiamo finito il 9, raga, con il primo gol regalato da Abraham Selic Ibanez, il secondo regalato da Ibanez con un grave errore Selic Selic mi avrebbe a dire se deve dare una svegliata, ma Selic quasi stava proprio sul ciglio del senare a fanculo, perché sta proprio nel lì senso vicino, di proprio della quella sottile linea che Carzop ha marcato scuola, più o insegnante a scuola o di vederli a scuola. Ok, perché sennò tipo, cioè, mi viene in mente tipo Piccolo, però cioè, Piccolo ha una figura di insegnante per Gohan. Vabbè, se tu lo vedi come insegnante, cioè, a tipo... scuola ai media, ai superiori, non lo so. Non lo so. Vedi te. Più volte tornando poi indietro, riandando poi avanti, e lui è pronto a barcarla lì, per andare a fare in culo, Slick, definitivamente, dove vuole lui, dove preferisce lui può andare, tra poco.
Oggi Zelic è disastroso. Per non parlare di Zaleski, quest'altro sono tutti commenti. L'Atalanta è il più grande bluff del campionato, raga. Secondo me non arriverà da nessuna parte perché non è squadra. Cioè, non c'ha buoni giocatori, ma non è una squadra per star lì in alto. Grande bluff. Con la Roma ha preso 6 punti, ne meritava 0 per quanto mi riguarda, cioè per quanto ho visto il campo. E mi dispiace per la papera di Rui Patrício, perché raga, l'avevamo ripresa la partita. Certo, non so se avremmo poi pareggiato, però Dybala sta zoppicando in campo, cioè mi sembra di vedere una cosa senza senso. Dai, vabbè, è inutile sta a commentare sta cosa, perché speriamo che riprendano un po' la forma fisica calciatore. Bene Belotti, male Abraham. Bene Belotti con una sponda, poi alla fine non è che abbia fatto questa cosa. Ma peccato, raga. Peccato, raga, perché questa partita anche un punto sarebbe stato fondamentale. E loro non hanno fatto nulla per vincere. Squadra che non è squadra. È triste, è un finale. Sono contento. No, però no, proprio la morte dentro. Cosa ne pensi, Maggi? Ti piace lui? Ma non sapevo chi cazzo fosse fino a questo. Ma te c'eri? Dove? Alla Games Week? Sì, tu c'eri. No, non c'era Maggi alla Games Week. No, più a per culo lì. Non c'eri? No, io che non c'ero, sì, non che sono c'era venuto. Scemo. Io che non sono venuto, poi stavo a Roma io perché non potevo venire. No, io sono sul serio. E io ti sto dicendo che ti sta più a per culo Arianna, però tu ci sei cascato. È molto grave la tua situazione, molto grave. Il fatto che tu non riesca a discernere la realtà di una cosa successa 2 mesi fa, 3 mesi fa, è terribile. C'eri o non c'eri? No, c'eri! Bruciata. C'eri, sì, non c'è rimasto sì, niente, sì, no, sì, c'eri, c'eri. Posto che ci sia mai stato qualcosa. C'eri? Ma che hai fatto? Non hai fatto faccio niente. Faccio qua, l'Anni Moretti, facevo cose, vedevo... Ragazzi, io sono veramente in dubbio. Ma cosa hai fatto? È passato un intero viaggio in macchina a litigare. Ah, è vero, bravo. Sono partiti e Maggi ha detto a Stefano: no, questa qua non è la strada. Ecco fatto. Top 5 aneddoti Games Week. Il viaggio in macchina. Numero 5. Tutte io. Allora, calcolate che Maggi è talmente cagagazzo che praticamente Stefano parte con la macchina. Stefano fa il taxista. Stefano parte con la macchina, stiamo partendo da Roma. La prima cosa che Maggi dice è: ma non è di qua. Ho dovuto rispetto in quell'occasione, sapevo meglio di lui la strada. Sì, ho capito, ma è dall'altra parte d'Italia, già la prima curva non è di là. Il raccordo è tonda, una certa lo prendi, cioè. Maggi è stato veramente insopportabile per tutto il viaggio. Numero 4. Ah, io lo stuzzicavo durante il viaggio. Durante il viaggio lo stuzzicavo perché sapevo che stava là a dire che gli danno fastidio le cose. Continuava. È stato un viaggio incredibile, secondo me. Numero 4. Il guru. A una certa ci viene detto di trovare, dice, dobbiamo cercare una persona. Ok, questa persona ci ha detto stiamo lì, cioè sto lì, mi trovate lì. Andiamo lì e questa persona è scomparsa. Abbiamo chiesto in giro, ma dov'è? Dov'è? Non lo so, gira qua ogni tanto, così mai più trovata. Abbiamo aspettato là tipo mezz'ora di nulla. Di nulla. Poi, quando con Arianna dovevamo mangiare, stavamo al pomeriggio così, e a una certa ci siamo fatti tutta la Games Week per andare a prendere un panino. Buono, però sì, non so se ne valeva la pena di fare tutto quel viaggio, però era un posto figo perché poi c'era tutta roba Roadhouse, roba così, così carina. Mangiato bene, dai, diciamo così. Per la qualità che di solito c'è lì, a quel prezzo comunque... Sì, sì, sì.
sempre 10 euro un panino alla fine, però con le patatine e da bere. Da bere mi sa che era in più. 10 euro era solo panino e patatine, però vabbè, ci sta. Comunque sì, ci sì, stava. Sì, sì, sì. Cioè, raga, io ho visto la Games Week allora... anni fa, cioè che ti davano per 10 euro un cazzillo così. Mm-mm. Numero 2. Numero 2. Ecco, è Dissing. Il party. Il Cerbero party. Ah, tranquilli, dopo se magna. No, però non è vero, non è vero. Cioè ci sta da stuzzicare. Esatto, ci stanno sta degli snack. Ci stanno degli snack. Stai facendo dissing, Livio Marconi? Beh, è quello che ho detto. No, mi sto guardando i colli io per cui... No, io non ho visto una patatina. Secondo me il vero problema è che nell'arco di 10 chilometri dai Boscar, sì, dai Boscar, dal party, non c'era un posto da mangiare. No, il problema vero è l'orario. Cioè, tu l'hai fatto a orario di cena e... Cioè, io sto a mezzanotte, dura fino a mezzanotte l'una e io non ho mangiato niente. E io muoio se non mangio. Numero uno. Avevamo così tanta fame. Ma così tanta fame. Che abbiamo cercato su Glovo, ovunque, un posto aperto dove mangiare. Siamo andati al Moba. Una fila di dimensioni... Interminabile. Sì, una cosa infinita. Allora abbiamo detto andiamo al pub là vicino, andiamo al pub e... Perché poi chiedevamo in giro, cioè, ah, siamo andati al posto calabrese accanto, ha detto è finito il cibo. Sì. Mai sentito un posto aperto che dice è finito il cibo e ci ha detto andate a questo pub. Poi abbiamo chiesto un'altra persona, ha detto andate a questo pub. Quindi tutti dicevano che l'unica cosa aperta era quel pub, a parte il mob. Sì, abbiamo fatto un paio di strade, siamo arrivati a sto pub. E anche lì no, non c'è più niente da mangiare, non so, noi abbiamo chiuso le cucine. Cucina, sì, così. E Stefano fa, posso andare in bagno? Sì, sì, ti aspettiamo. Ci siamo scordati di Stefano. Ci siamo scordati di Stefano. No, cioè, eravamo degli zombie in cerca di cibo, sì, l'abbiamo lasciato là. Forello, l'abbiamo lasciato lì e siamo tornati al Moba. Dopo ci siamo... Ma cazzo Stefano, così, eh? Però in realtà è stata la mossa giusta, perché almeno ci siamo messi in fila. Sì, sì. Sì, quello almeno. Se no, mangiamo un'altra mezz'ora dopo. Mm. E... Ciao, Ciccio. E niente. Top 5 PG preferiti di Naruto. Allora, al quinto posto ci metto Kisame. Kisame è un personaggio molto figo, perché, allora, innanzitutto, secondo me ha un ottimo character design. E la spada è molto bella, anche la trasformazione squalo è figa. Tutto figo. Poi tra l'altro c'ho l'immagine di Claudio che si traveste da Kisame e gli cola il trucco blu, che per me è oro a Romix. Ma poi c'è una cosa figa, che Kisame rimane cattivo fino alla fine. Non c'è nessun talk no jutsu di merda su Kisame che lo converte. No, cazzo, muoio mangiato da me stesso piuttosto. Bello, cazzo, bello, una persona con un'idea che la porta avanti. Incredibile, incredibile all'interno di Naruto una cosa del genere. C'è top villain Kisame, l'unico con le idee chiare. Quarto posto per una coppia, ci ho messo una coppia e la coppia è Kabuto Orochimaru. Secondo me è una coppia che funziona molto bene. Mi piace dall'inizio, sia Kabuto che Orochimaru sono due personaggi fighi che interagiscono bene, sono ben messi all'interno della trama. E purtroppo tutte e due vanno un po' in vacca alla fine. E uno perché diventa tipo Dio che evoca eserciti out of nowhere, l'altro perché è buono. Però se tu levi, diciamo, gli ultimi 100 capitoli, grandi personaggi che ha avuto Orochimaru. E terzo posto, Kakashi. Kakashi è un personaggio molto figo. Kakashi funziona benissimo, è veramente è proprio il maestro ben riuscito. L'altro maestro ben riuscito, secondo me, è... quello che muore contro Idan, non mi viene il nome adesso,
però Azuma, però Azuma è un, non è abbastanza per essere secondo me il maestro dei protagonisti, e mentre Azuma, invece Kakashi è perfetto per essere quel ruolo. È figo tutta la storia, è figo da dove viene l'occhio, è figo come si evolve, come power up, cosa cerca di fare. Scontro lo Zabuza è incredibile. Sciogliamo. Al secondo posto, il personaggio che quando anche ero più piccolo proprio mi ci rivedevo tantissimo, che è Shikamaru. Shikamaru è sempre stato uno dei personaggi degli anime in cui mi rivedevo di più. Bello, c'ha i suoi lati negativi, i suoi lati positivi, rimane sempre coerente col personaggio, non c'ha power up broken senza senso che lo rendono un personaggio di Dragon Ball a caso all'interno di Naruto, ma rimane un ninja. E proprio veramente è fatto bene dall'inizio alla fine. E poi ci ho sempre avuto del feeling. Vabbè, ma al primo posto la miglior trama, cioè non è un personaggio, è una trama, ed è la miglior trama di Naruto by far, ovvero Itachi, ovviamente. Eccolo qui, bello. Per distacco il miglior personaggio di Naruto, ovviamente. Va bene. Tech non ha apprezzato. E dimmi la tua di top, Tech, no? Dimmi la tua. Addirittura. Mamma mia. Fatta sotterrare Lovix. Allora, dopo questa credo che Eminence in the Shadow sia davvero una merda. Allora, vi faccio la mia top. È top 5 protagonisti anime che potrebbero fare l'insegnante. Allora, io l'ho un attimo riadattata, quindi vi piacerà lo stesso. E ho messo cioè, i personaggi che sono quasi tutti protagonisti in materie specifiche. Beh, mi piace. Quindi mi piace. Ho messo Oli di Capitan Tsubasa come insegnante di educazione fisica. Mi pare giusto, un po' monopolizza sul calcio, non so quanto sono contente ragazzi. Beh, in realtà come il 90% dei professori maschi. Vabbè, in realtà se gioca a pallavolo. Ma Onizuka il mio professore delle medie, cioè ci faceva tendenzialmente giocare, cioè lui parlava di calcio perché lui lavorava, non so se lavora ancora, per una radio lombarda. Lui è milanista, quindi okay. Tutte le partite andava tipo Tele Lombardia, una cosa del genere, e loro parlava continuamente di calcio, quindi vabbè. Poi ho messo Edward Elric come professore di, diciamo, scienze, alchimia, cose. E Armin, questo l'ho fatto un po' concettuale, Armin come professore. Quei professori che cioè quei professori tipo geografia l'ho messo perché lui comunque è un generale, quindi deve conoscere la zona. Paroloni. Si muove. No, perché ho messo Armin e Erwin? Ma sono scema. Ok, Erwin è un generale. Scusate, ci ho avuto un attimo di. Armin è un credibile. Esatto, perché Armin è un scemo. Quindi tipo Erwin profeta, quindi generale, conosce tutto, deve conoscere come muoversi, e poi è carismatico, cioè quel professore che mentre spiega ti fa appassionare, cioè vai con lui, combatti con lui. Poi vabbè, professoressa di musica Nana, ovviamente con la sua band. Viene tutta la band. Esatto, tutta la band è professore di musica. E poi come professoressa, vabbè, questo più per le elementari, quindi di italiano e di scrittura, Violet Evergarden. Che lei nella serie, lei per determinati motivi, lei impara a scrivere e scrive lettere per le persone che sono analfabete. Ah, ok, va bene, direi che è un'ottima base per fare il professore. Esatto. Maggi, hai fatto? Come no? Stavo riguardando delle cose epiche. Sto là. Ma se allora, vuoi lì, puoi anche metterli i gol, tanto ormai sta live, sì, non manda nessuna parte. Sì. Facciamo vedere i gol di maggio. Allora, top 5 che diventa una top 6 più una menzione d'onore. A parte la top 50. No, la menzione d'onore è la cosa più figa. Vabbè, dai, vediamo la menzione d'onore. Sì, perché è l'assist più bello del mondo. Ah, non è il gol, ma è l'assist più bello del mondo. Perché il gol assist di Guti di tacco davanti alla porta. Guti, sì, me lo ricordo. Sì, scrivi assist Guti. Guti assist. È l'assist più bello del mondo. È quello col Deportivo Coruña.
scrivi gol, Rudy, no, scrivi Rudy De Rossi, da questo. Ma no, no, la combinazione è... Da qua il film, guarda. Lui ha fatto l'assist. Oddio, fammelo vedere, ti prego. Vai, vai. Ho capito. Non è questo. Leva. No, è questo, però no, lo dividi meglio. No, aspetta, no, ho cambia. Visto l'assist di figli, ma vabbè. Sì, vabbè, ma questa è proprio l'idea alla base. Lui da solo davanti alla porta ha fatto l'assist. Ciao, cioè. Dile! Puzzacchio. Ciao. Così, eh. Al numero 5 ci metto, vabbè, ovviamente, Catania-Palermo, il gol di Mascara. L'ha fatta al volo da centrocampo, Mascara, eh. Questo se l'ha fatto Messi. Ibori Motta aveva giocato bene tra i due gol, costruendo anche due nitide palle gol, adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini. Intanto c'è questo incredibile che gol! Che gol! Cazzo, in cazzo. Te lo fa rivedere. Certo che me lo conosco sto gol. Stai calmo, te lo fa rivedere. Caramelli di Maradona e Beckham. Beckham. Vuole Beckham, vuole Beckham. Questo gol che farà il giro del mondo. Beh, mi pare chiaro. Vabbè, ha segnato quasi centrocampo. No, ma tira dal volo. Sì. Cioè, perché tutti quelli che di solito fanno questo gol lo fanno palla a terra. Lui è al volo. Grande Sky Super Calcio diretta. Grandissimo. Al... Vabbè, che è al numero 4. Questo che è al numero, numero 4, questo. È il 1997, ragazzo. Scrivi Brasile e Francia. Scrivi 1997. Francia-Brasile. Esatto. Beh, questo ho capito qual è. Mamma mia. Ma perché dischi Francia-Brasile? Perché vediamo se Livio ci arriva. Tanto arriva così, infatti. Profondità ancora troppo lunga. No, è un po' più avanti, è andato un po' più avanti, dai. Oppio, è stato rimesso avanti, in gioco di Taffareo nella zona di Ronaldo. Viene no, perché qui è bella la preparazione, c'è tutta la preparazione. Non lascia meglio Blanc. E poi c'è la chiusura, il raddoppio di marcatura falloso di Vieira. Non è la parte, non stop, è la punizione di Roberto Carlos. Sì, è un bel mondo questa. Eravamo forti quell'anno, eh. Io non l'avevo capito. Avete visto proprio il replay mentre continua la partita. C'è un'altra intervenzione, questa volta per un fallo commesso da Zeschia. Attacco, siamo arrivati al 21esimo. Volate spettacolari, poi per il resto naturalmente Zidane che dal calcio senza spumeggianti per una maggiore prudenza nella copertura degli spazi. Poi la sua rincorsa. E questa è una punizione da vedere, perché sempre sono da seguire le punizioni del piede magico di Roberto Carlos. Addirittura ci prova da tre quarti di campo. Vediamo quello che succede. Il tiro. Ah, splendido! Splendido gol! Ma l'ho già gol, visto, l'ho visto. Cazzo, è rimasto veramente sì che vitale, cambia traiettoria, l'ho visto. Immobile su questa punizione con taglio esterno sinistro. Poi la fanno vedere da dietro, tra l'incredulità c'è l'effetto che più la palla tutto lo stadio. Nel senso, Mercoli, era un tipo fallo te. Un numero veramente eccezionale, lo rivediamo. Guardate che razza di giro ha il pallone, incredibile, palo interno e gol. È un tiro perfetto. Devo dire che raramente ho visto un taglio del genere, cioè si può dare effetto al pallone. Poi al numero 3 ci metto ovviamente Svezia e Inghilterra. Ibrahimovic. Cioè. Quello è incredibile. Ma questo è il numero 4, scusa, perché era top 6. Questo è il numero 4. Vabbè, dai. Rovesciato. Quello di Ibrahimovic è rovesciato. Perché ho voluto omaggiare il concetto di rovesciata. Europa League match där för AIK:s del mot Napoli. Questo pure lo fai pure questo del 22 novembre. Un sacco di cose nella vita. Rompe i coglioni di fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett. Det är inte klokt. Han cyklar in den där. Ma Crion come manca! Era giovane. Vabbè, c'ha proprio il 30 qua, mi sa già. Sì, sì. 4 gol. Vabbè, era un amichevole comunque, però il gesto tecnico rimane. Io sto gomma, quando, cioè, ma chi lo rifà? Poi, beh, poi metto... Terzo posto. Sampdoria-Roma.
Ma davvero? Beh, quello di sinistra, perché ha fatto di sinistra. Oh, ammazza, sorprendente. Bravo Maggi. Beh, l'ha fatto di sinistra. Sei maturato, questo è un giorno importantissimo. Vabbè, no, questo ha fatto di sinistro da casa mia. Un giorno importantissimo questo. Questo è figo. Francesco Totti. Sempre Sky Sport diretta. Palla corta per Mancini. Ancora Totti. Un'ottima qualità video. Di nuovo per Mancini, che può andare al cross basso, al limite dell'area. Ha fermato Parola. Totti recupera il pallone. Ancora Totti, all'indietro, per De Rossi. Taddei si prepara per il tiro. Prova Taddei, ha respinto Falcone. Recupero di Cassetti. Prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti. Che grande gol! Splendido gol di Francesco Totti, che firma la doppietta e chiude la partita. Vabbè, splendido gol di Totti. 4. Capito, ma tu hai sempre rifiutato. Applaudito tutto la. Non hai visto Totti neanche come miglior giocatore italiano nella top 5, top 10, che era. Ma però il gol, che vuol dire? Il gol è figo. Ho escluso addirittura il gol di Natale, quello senza senso. Io voglio vedere se hai messo un gol. Ah, non hai capito il primo. Ah, no, il secondo è ovviamente il mio gol preferito. Ah, il secondo è il tuo gol preferito. Sì, perché ero indeciso di metterlo come primo, non volevo essere troppo fanboy. Ok. E scrivi Parma-Lazio. Parma-Lazio? Ma quello di... Ah. È quello di Mancini. Ok. Sì. Parma-Lazio. Questo l'hai... Giro il 3-3-3-3, gol di tacco di Roberto Mancini. Batte il sesto Mihajlovic. E c'è il gol della Lazio. Un gol incredibile. Ha fatto Guagliarella uguale. Incredibile quello di Roberto Mancini. Guagliarella l'ha fatto più bene. Però questa roba è tipo un botta a culo, Non tutti, però è vero, però, che di questi gol. Sono guarda, Quagliarella ne ha fatto, visti. Non è a culo, cioè i giocatori sanno dove la porta tendenzialmente, poi vabbè. No, nel senso, cioè un gesto così lo fai, certo, è ovvio che sai dove la porta è tutto, però Gaston qui, Ramirez. C'è proprio la congiunzione astrale, tutte le guarda, ti dico, secondo me è più congiunzione astrale. Non è uguale, Mancini è andato incontro alla palla con i giocatori da calcio d'angolo, sì. Palla alta, cazzo. Palla che scendeva, ti piacerebbe. E poi? Allora, quello che ho tolto è il gol di Natale, quello che Osanna Buffon. Io sono romanista, Matt. Secondo me metti il gol, scrivi gol di Natale. Non è il primo, però il gol di Natale è figo. Ecco, il gol, no, i gol meno a culo sono quello di Roberto Carlos, sì, su punizione. Sì. E quello di Totti. Il gol impossibile. Quello di Ibrahimovic. Questo è tutto, non so come dire, iperculo. Questo è un gol impossibile, tendenzialmente, quello di Natale. No, ma non è. No, questo no. Questo è l'unico. Ma non è questo. Tu mi hai detto questo. No, perché c'è negli 8 minuti, ma non so se. Non ho capito qual è. Sarà questo? È quello col Catania. Vabbè, vai su, semmai se ti fa vedere. Questo è col Catania. Sì, si assist di Domizzi. Domizzi non ha senso dal punto di vista. Che stavolta salta Carrizzo. Totò di Natale, tocco sotto. Un gol straordinario. Questo non ha senso. Un straordinario giocatore. Perché ha fatto lo scalicco con il destro da destra, il giocatore in scivolata, defilato. È un gol veramente da. Scusa, questa è. Cioè, non hai capito, non si sa come cazzo l'appiata. Vabbè, ovviamente al numero 2, era al numero 1, Livio. Getafe e Barcellona. Getafe e Barcellona, pensavo Inghilterra-Argentina. No, quello non è un gol. Sono un culo, piada di mano, vaffanculo. Ma non quello, qual è la stessa partita? Questo. Centralmente dove c'è Deco. Anche perché qua, questo muro va a fallo. Messi. Tunnel. Grande giocata Busta di Messi, grande ancora, doppio partire. Tunnel, Messi vuole fare tutto da solo adesso, Messi, attenzione, Messi punta la rete. Poi prova a straiare male, che cosa sta destro, facendo Messi? Scavetto al difensore scivolato. Gol! 2-0! Tipo quello in Maradona. Sì, però questo secondo me gli hanno menato di più, perché è partito a pingere. Questo è tecnicamente più bello quello di Maradona. Maradona l'ha fatto però in un momento più importante. Cioè, Per questo ha fatto doppia busta, ma poi soprattutto ha concluso di destro in scavetto sul portiere, sul difensore in uscita, lui che è Mancino. Io sai che gol ci avrei messo? Pirlo.
Gol da... Ma che merda, questo. È un tiro da fuori. Sì, Pirlo, questo. Pirlo, sì, il tiro da fuori, che? Come si è scoperta la difesa del Parma subito. Ma che merda, lì? Ronaldinho e Ibra hanno creato l'occasione. Ma Pirlo! Sai quanti te ne trovano dei tiri da fuori? Oh, Ronaldinho gli fa così, gli fa. Sì, ma se tiri da fuori sai quanti te ne trovi. Guarda. Non ne capisco molto, ma non è tanto diverso. Cioè, nel senso, è un gol. No, no. Guarda, oh, se Ronaldinho te fa così vuol dire che... Da, però il problema è che cioè tiri da fuori visto così da dove ha tirato, ma tiri da fuori così da, ne... da fermo sì, tiri da fuori non ha preso rincorso, no, no, non hai capito, sì, nulla toglie il gesto tecnico. Zidane in finale Champions non l'ho messo perché lo diciamo che la categoria, perché ho ragionato per categoria, la categoria rovesciata a gesto tecnico è quello di Ibra, è uno dei migliori. Sì, quello è il migliore. Il secondo, secondo me, è quello di Bale. Oddio, è quello, quello di Bale pure, quella palla che gli scende bassa in quel modo. Però, e l'ha fatto in finale. Boh, comunque a me non è dispiaciuto l'ultimo. No, era sì, come tutti, c'era tipo vabbè, un gol. Ma, no, ma è un bel gol, ovviamente. Cioè, un bel gol, però... Però da fuori, guarda, non ho visto in botto dei tempi, assolutamente in botto, no. Tiri da fuori, sì, cioè, guarda, da lì. Sì, no, 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 ci sono certe saracche che hanno tirato. Ma guarda, basta, già ce n'è uno di Seedorf che è tipo simile. Ma sì, ma pure se vedi, che so, Kuman. È rovesciata di Rooney, raga, rovesciata non messa una. La professoressa. Si scrive, no, si scrive con la K. Io rovesciata ne ho voluto mettere soltanto una e ho messo quella, cioè potevo mettere quella di Ronaldo, potevo mettere quella di Rune, potevo mettere quella di Bressan, quella di Bale, però ho detto beh, ne metto una, cioè perché ho voluto omaggiare una, tutta una categoria, cioè la categoria di tiro da centrocampo. Metti quello, ma ti dico già, se metti tipo gol più bello dell'anno di ogni anno, ne vedi 5-6 che è altro che quello di però quello di Stankovic l'ho visto, era il portiere che ha respinto di testa e stava fuori dall'area. Sì, sì, quello di Stankovic è più facile di quello di Mascara. Quello Mascara ha fatto al volo, ha fatto al volo in porta, pure tipo che so, quello di Florenzi pure è più facile di quello di Mascara perché sta in corsa Florenzi e quindi è più facile che certo l'hai fatto il portiere Manuel Neuer. I Messi però... è meglio quello contro il Bilbao, Ciro, ma è la Serpia, non me lo ricordo il Bilbao, fa la Serpia. Io perché questo me lo ricordo, questo l'ho visto proprio, cioè questo l'ho visto perché questo è indelebile. Gli per altri me no, non l'hai visto. Quello di Mancini l'ho visto, gli altri no, però cioè non in diretta. L'hai visto adesso? No, quello dicono, quello del Bilbao, cioè io quello del Getafe, quello che l'ho vista proprio quella partita, l'ho visto in diretta, per me rimane indelebile quel gol. No, non è che non ce li si incula determinati gol e che era una però nel senso tu metteresti metti, no, ma tu metteresti un gol di Del Piero nei 5 migliori gol da storia, cioè nel senso io ho visti tutti i gol di Del Piero perché però cioè io mi ricordo tipo, ne so, il gol quello contro il Borussia Dortmund è un bel gol, e quello al Bernabeu è un bel gol, però, se volete adesso avete tipo 2 minuti e scrivete la vostra top 5 iper gol in chat, tutti in un messaggio, cioè, anche perché lì c'è il tiro da fermo, io non ho messo uno per il tiro da fermo, ma secondo me il miglior gol di Suarez è quello che fa di tacco, ragazzi, un gol di Suarez di tacco incredibile che fa tipo rimbalza, cioè ha fatto un gol incredibile, quello dove l'alza, esatto quello dove l'alza, incredibile quel gol secondo me, ma pure mi ricordo, cioè Baggio, quello dal Brescia contro la Juve, simile quello di Bergkamp, pure ne ha fatto uno simile. E, vabbè, ma ci sono tantissimi di gol top 5 film animazione belli sempre, Gene, ok. Ma guarda i gol, taccio un'altra volta e non te l'ho detto. Oh, grazie. Mm-hmm. Va bene, ragazzuoli, ci vediamo domani pomeriggio e poi domani sera finisce il GDR. Esatto, Judgment Day su The Mandalorian il pomeriggio e la sera finisce il GDR e facciamo un po' tipo di retroscena, cioè vi racconto un po' di cose che magari o loro non hanno visto, dei personaggi che non si è scoperto chi fossero o di cose che potevano essere non so state. Magari chiedete pure voi se avete delle curiosità. Ciao, grazie Arianna. Buonanotte. Annuncettina è qui con noi. Arianna venerdì si laura. Si laura. Sì, il tacco di Menez. No, te prego. Bello il tacco di Menez. Quello che ha fatto linea. Carino, diventa Laura, non è più Arianna. Però no. In digital marketing e social media. Ma quante ne sa Arianna? Ciao ragazzi. Ciao. Bye.